come stiamo vedendo ormai da alcuni giorni, siamo in un trend discendente. Troppe persone non erano presenti quando l'Italia ha avuto bisogno dell'aiuto all'inizio della pandemia. Non bastano le scuse, due sorrisi e due pacche sulle spalle. Nel decreto liquidità manca la liquidità. Non è il momento dei primi della classe. Esordio con gli occhiali, come potete vedere, perché gli anni passano per tutti. E cerchiamo di guardare la realtà per quella che è. Un morto ogni due di più di 10.000 persone in Italia praticamente è da noi. In Lombardia. Non sempre valutati, come abbiamo detto, in più giorni. Più del 10% dei morti mondiali è in Lombardia. Dobbiamo dire chiaramente che siamo ancora in fase 1. Ieri mattina Salvini ha detto: gli italiani sono stufi di stare in casa. Possiamo pensare di rinunciare alla stagione estiva. Il modello tanto decantato della Lombardia evidentemente ha fallito. Buongiorno e bentrovati all'Aria che tira. L'avete sentita? Questa è l'accusa che serpeggia nemmeno troppo sotto traccia. Stefano Buffanni, milanese doc ed esponente di punta dei 5 Stelle, lo dice senza tanti giri di parole, con molta chiarezza: il modello della Lombardia ha fallito. Sono in tanti a pensarlo, qualcosa in Lombardia non ha funzionato, troppi contagi, troppi morti. Giulio Gallera, assessore regionale al welfare, però replica a tutti con un post su Facebook: gli sciacalli da divano sputano sentenze, sono disgustato. Sul fronte sanitario la regione motore del nord è sotto accusa, sul fronte economico è tutto il nord però a passare al contrattacco, e la richiesta è una sola: ripartire. Arriva dai governatori, ma anche dal neopresidente di Confindustria, il lombardo Carlo Bonomi, che accusa peraltro la nostra classe politica, dicendo: sono smarriti, non sanno dove andare. È vero, ma onestamente non credo che la classe politica abbia in questo momento il monopolio dell'incertezza. Il Covid è ancora tra di noi, non ci sono né un vaccino né una cura, e ora in questo momento si temono i contagi in casa, in famiglia. Sappiamo che con questo virus dovremmo convivere, ma abituiamoci all'idea che dovremmo convivere anche con l'incertezza e con una politica che va avanti per tentativi, a Roma come a Milano. Di tutto questo parliamo stamattina con i nostri ospiti. È arrivato a trovarci, lo ringrazio molto, il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, collegato con noi dalla sede del Corriere, dove ormai credo che faccia la sua quarantena sostanzialmente, giorno e notte. Salve Fontana. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Luciano, Milano e la Lombardia sono stati l'epicentro di una terribile emergenza sanitaria, ne abbiamo parlato tante volte assieme in questi lunghi giorni, ma ora sono anche l'epicentro della polemica politica. Cos'è accaduto? È finita l'epoca della concordia? Sì, che sia finita l'epoca della concordia a livello politico mi sembra evidente, ne abbiamo avuto un segno chiarissimo con la conferenza stampa e con le accuse di Conte e con tutto quello che è venuto dopo dall'altra parte, da parte di Salvini e Meloni. Io penso che sulla Lombardia ci siano due questioni su cui mettere l'accento. La prima questione è che non bisogna mai dimenticare che la Lombardia è l'epicentro di una diffusione violenta del virus. Questo non bisogna dimenticarlo, altrimenti si ragiona come se fosse una situazione normale, come se fosse la situazione delle altre parti d'Italia. La seconda questione è che mi sembra che ci sia un po' di, come dire, di voglia di revanchismo, di mettere insieme accuse a chi prima era considerato un po' il motore dell'Italia e fare un calderone in cui ci sono cose che non c'entrano niente con la questione di cui stiamo discutendo. Detto questo, magari possiamo ritornarci con calma durante la trasmissione, io penso che nella Lombardia, e ne abbiamo anche scritto, ci siano stati degli errori nella gestione Guarda, della Luciano, crisi e dell'emergenza. Arriveremo davanti al Piombergo Trivulzio con il nostro inviato e sappiamo che certamente quello dell'RSA è un grande buco nero che va capito fino in fondo. Voglio però presentare subito Antonio Padellaro, fondatore editorialista del Fatto Quotidiano. Ciao Antonio. Antonio,
ben trovato. Oggi fai un pezzo che è veramente in qualche modo come lo specchio di questi strani tempi, perché elogi il navigare a vista, l'unica rotta possibile in questa fase, dici tu, che è diverso però dall'andare a tentoni. Qual è la differenza tra il navigare a vista e l'andare a tentoni, Antonio? Ma il navigare a vista lo conoscono bene gli uomini di mare, che sanno che quando il mare è appunto in tempesta e ci sono degli scogli a pelo d'acqua, devono guardare bene dove orientare il timone, cercando di andare avanti, di evitare di far naufragare la barca. Una metafora banale, ma per dire che non è il tempo né dei grandi progetti immaginifici, ma neppure dell'equipaggio che in barca va da una parte o dall'altra rischiando di farla affondare. Cioè, io trovo che abbia ragione il direttore del Corriere della Sera a dire che non bisogna assolutamente criminalizzare, ma ci mancherebbe altro, la Lombardia. La Lombardia è il motore dell'Italia, poi la Lombardia sono le imprese, i cittadini, la cultura, l'editoria, ma insomma non scherziamo su questo, ed è giusta la sottolineatura di Fontana. Nello stesso tempo, in questo momento, credo che giustamente chi ha la responsabilità politica debba rispondere delle cose che non sono andate bene e non possa ripararsi dietro ma non è il momento di parlare di queste cose perché ci sono i morti. No, ci sono i morti e purtroppo ci sono perché, e cito non il Fatto Quotidiano ma una splendida dossier di Milena Gabbanelli e Simone Ravizza proprio sul Corriere, perché ci sono stati dei problemi nella gestione dell'epidemia in Lombardia, dalle case per anziani alle zone rosse, eccetera, eccetera. Quindi bisogna essere molto sereni su questo, ma sapendo distinguere. Allora, guardate, vi faccio rivedere quello che ha detto per esteso Buffagni, perché secondo me è abbastanza interessante per capire il clima che si sta creando, e poi arrivo a salutare naturalmente anche il nostro Fabrizio Pregliasco, che come ben sapete ci ha accompagnato spesso in questo viaggio complicato nel racconto di questo virus. Buongiorno, ben trovato Pregliasco, virologo dell'Università di Milano e presidente dell'AMPAS, lo ricordiamo sempre, che fa un gran lavoro con le sue ambulanze e tutto il resto. Allora, sentiamo Buffagni un momento. Un morto ogni due di più di 10.000 persone in Italia praticamente è da noi, è Lombardia. Sono dati confortanti. Vanno sempre valutati, come abbiamo detto, in più giorni. C'è qualcun altro che va in televisione ogni due secondi a fare un'intervista, dicendo anche sui giornali che è pronto a fare il sindaco di Milano mentre fa l'assessore alla sanità in Regione Lombardia, dove c'è il più alto numero di morti di tutta Italia. Abbiamo ancora tanti decessi, quindi noi dobbiamo dire chiaramente che siamo in piena, ancora in fase 1, cioè noi siamo ancora nella fase dell'epidemia. Il modello tanto decantato della Lombardia evidentemente ha fallito. Il Veneto e l'Emilia Romagna, il Veneto governa la Lega. In Veneto, lo diciamo a Salvini, governa la Lega, sono stati meno morti. Allora, mi pare che, insomma, appunto, lo dicevamo all'inizio, no? Mi pare che veramente il tempo della concordia è finito, e che il fatto che, insomma, i 5 Stelle siano così netti su quello che sta accadendo a Milano. Però, insomma, da qualche parte c'è anche l'atteggiamento di Fontana, no? Luciano Fontana, ti sto parlando del tuo omonimo Attilio, perché in realtà questa sua anche cambiare idea così rapidamente, lui ha smentito che dietro la sua mossa di pensare a una riapertura il 4 di maggio ci sia lo zampino di Salvini, però certo la sensazione che si voglia rimarcare l'autonomia della Lombardia e delle decisioni lombarde rispetto al resto d'Italia è abbastanza forte, o no? Ma io penso che questa voglia di rimarcare ci sia da parte di Fontana, ma ci sia stata ancora di più da parte di Zaia, anche di Bonaccini, governatore dell'Emilia Romagna. Però posso dire una cosa preliminare su questo punto. Io sono abbastanza sorpreso e anche un po' stufo di questo rimpallo di responsabilità politiche tra governo e regione in questi giorni, perché se guardiamo alla confusione,
ma vogliamo parlare della confusione di 7 decreti della Presidenza del Consiglio che hanno inseguito via via le chiusure decise dalle regioni in una corsa al rimpiattino? Vogliamo parlare di tutta la questione di come è stata gestita la parte economica del decreto o delle indicazioni che sono state date sui tamponi, cioè o sulle mascherine? All'inizio hanno detto che le mascherine non servivano, i consulenti della Presidente del Consiglio. Quindi in questa crisi, anche perché era una crisi imprevista, anche perché non eravamo abituati, di errori ne sono stati fatti tanti in Lombardia e tanti ne ha fatto il Governo nazionale. Quindi togliamo di mezzo la polemica politica, andiamo ai fatti e cerchiamo di organizzare una risposta ben fatta. Quindi francamente è un po' stucchevole che adesso si ricominci come prima della crisi del coronavirus, come se la politica ritornasse a una stagione che pensavamo, speravamo, visto i morti, visto anche le difficoltà, visto un paese in ginocchio, fosse cancellato. Anche perché nulla sarà più come prima, questo l'abbiamo capito molto bene. Voglio sentire su questo Antonio Padellaro. Tu addirittura a un certo punto hai scritto: meglio un dibattito franco della falsa concordia politica. Però effettivamente il livello di incertezza è così grande per i cittadini. Poi ha fatto riferimento Luciano per esempio al tema mascherine e adesso al tema tamponi. Beh, il mio dubbio, devo dirvelo, dopo tanti giorni che parlo di questo, è che abbiamo detto che le mascherine non erano necessarie per tutti perché non c'erano e adesso diciamo che i tamponi non sono necessari per tutti perché non abbiamo i reagenti, cioè che c'è un elemento proprio organizzativo di fondo. Antonio. Ah, non c'è dubbio, non c'è dubbio, ma proprio perché bisogna evitare così le contrapposizioni politiche che veramente non interessano più a nessuno, diciamo è un rumore di fondo quello della politica, disturbante, no, queste polemicuzze, colpa sua, no, è colpa di quell'altro, le mascherine. Io allora, visto che non dobbiamo fare un bianco e nero e quindi non è che la responsabilità è soltanto di quei governatori che fanno capo alla Lega, vedi Fontana, ma io voglio parlare del Lazio, della regione che fortunatamente ha meno contagi e meno morti. Ma io mi chiedo, e vorrei chiederlo tanto al governatore del Lazio Zingaretti, che non è della Lega, come mai i medici che sono in prima linea degli ospedali, i medici di base eccetera, non hanno le mascherine, non hanno i tamponi, cioè hanno le mascherine ma le hanno non nella misura che dovrebbe essere necessaria, ma soprattutto a loro non sono stati fatti i tamponi, mentre viene annunciato sempre del Lazio che giustamente verranno fatti i tamponi alle forze di polizia. Ma allora, se dobbiamo fare un intervento di questo genere che è fondamentale, facciamo una scala delle priorità. E sono passati 2 mesi dall'inizio della pandemia, ancora i medici non hanno io parlo del Lazio, non parlo del resto d'Italia. No, ma ho capito molto perché bene. Conosco la situazione del Lazio. Tra l'altro la verità è che questa storia dei tamponi si poteva prevedere, perché noi un sacco di tempo, perlomeno io in questa trasmissione ne parlo da un bel po' dei tamponi, quindi sapere che si sarebbe arrivati a un punto che anche rispetto a un'idea di riapertura i tamponi sarebbero stati necessarissimi, insomma diciamo che potevamo muoverci prima. Però voglio sentire su questo il professor Pregliasco, perché professore, al di là della polemica politica, io sono molto d'accordo sia con Fontana che con Padellaro, è davvero un rumore di fondo che in questo momento non ci serve, però rimane il punto di questa totale particolarità lombarda, questo numero di morti così esagerato, questo contagio che non si riesce ancora a bloccare oggi dopo tanto tanto tempo di isolamento, il che ci fa pensare, oggi ne parlano molti sui giornali, al tema contagi in casa. Basito di queste polemiche politiche, non sono un politico, ma veramente dichiarazioni come Buffagni, la Lombardia ha fallito, non so con quali elementi lo dice, se non con questa, diciamo, constatazione tristissima che in Lombardia è successo un disastro, ma è successo un disastro a cui abbiamo cercato di far fronte con le possibilità che c'erano a fronte di una situazione di difficoltà. Le mascherine, volevo anche ribadire questo, le mascherine
servono relativamente. Le mascherine servono alle persone che sono malate per ridurre la loro contagiosità all'esterno. È chiaro che in una situazione epidemiologica come l'attuale è bene considerarci tutti potenzialmente a rischio e quindi proteggere gli altri. La mascherina rispetto a una protezione di un sano ha una efficacia relativa, però aiuta. Quindi davvero, io non ho mai cambiato idea. No, ma è vero, lei non ha mai cambiato idea. No, ma io le posso garantire che i suoi colleghi medici mi hanno dato 10 versioni diverse sulle mascherine. Glielo dico con franchezza, professore. No, ma questa è la verità, no, della situazione. Quindi la mascherina è un elemento complementare al distanziamento sociale. Questo è. In Lombardia è successo un disastro. È successo che noi sicuramente da dicembre a gennaio abbiamo avuto una diffusione in comunità di forme di coronavirus che si sono nascoste all'interno dell'epidemia influenzale e hanno raggiunto una grande dimensione sul territorio. Non a caso io credo Codogno come luogo principale, perché è un centro di logistica importante, e ci sono ipotesi che questo virus sia arrivato addirittura non dalla Cina direttamente ma dalla Germania. Comunque sia, nei momenti diciamo di lavoro c'erano 20.000 cinesi che ogni settimana venivano, persone dalla Cina che venivano in Lombardia, perché questi erano gli arrivi dagli aerei. Quindi sicuramente scusi nella professore fase... professore, lei ha citato appena la Germania, il virus forse veniva dalla Germania, ci sono molte possibilità che sia così, ma allora perché in Germania la situazione è così diversa che da noi? Ce lo stiamo chiedendo tutti i giorni. Una situazione diversa, una situazione in cui queste persone hanno diffuso la malattia in un contesto geografico come appunto il Lodigiano, e praticamente quando noi abbiamo visto il caso 1, questa persona di 38 anni, in realtà non era il caso 1, era il caso probabilmente 1000, 2000, come un iceberg che si è messo in evidenza quando quella quota percentuale di casi complessi è emersa dal punto di vista, diciamo, delle esigenze di assistenza ospedaliera, ma sotto c'era già una diffusione in comunità. Ecco, e quindi ma a questo proposito, professore, non potremmo arrivare a una conclusione comune, dato che ne abbiamo parlato con tanti medici, che è proprio il sistema territoriale che non ha retto, mentre la parte ospedalizzazione della Lombardia ha dato gran prova di sé, raddoppio delle terapie intensive, tutta la parte di tessuto non ha retto, che è un po' invece quello che è accaduto. Non ha retto. La situazione è emersa in centinaia di casi dal 21 febbraio e la situazione è stata la necessità di ospedalizzazione e dei casi più gravi, quindi non è questione di aretto, è stata una situazione di emergenza che ha portato poi a ipotizzare l'utilizzo dell'RSA perché non c'erano più posti in ospedale. Questo era, che tra l'altro poi non si sono attuati, perché solo 15 RSA rispetto alla richiesta della regione hanno attuato questo spostamento. Ecco, davvero... adesso su questo ci arriviamo un momento, perché appunto vogliamo affrontarlo per bene, però mi aiuti ancora un momento con i dati, come facciamo sempre quando ci incontriamo. Ieri i numeri sono più 1189 positivi, meno 143 terapie intensive, che è il numero di gran lunga più positivo di questi giorni, questo lo sappiamo bene, quel numero verde, e poi ancora 525 decessi, ahimè, molti guariti se Dio vuole, 2072, casi totali 3786. Vi ricordo che sono la somma di guariti, decessi e attualmente positivi. La domanda che io mi faccio dopo ormai quante settimane sono di totale isolamento, di distanziamento sociale, insomma siamo arrivati a 5 settimane abbondanti, no? Perché continuiamo a contagiarci? Perciò parlavo delle case, cioè c'è qualcosa che ci sta sfuggendo. Sì, diciamo che quello che è stato possibile fare con questo lockdown si sta vedendo. Purtroppo una quota parte di persone si muovono comunque lavorando, e quindi anche queste, diciamo, devono lavorare e quindi si possono infettare gli altri, e poi nelle case. Quindi dobbiamo ancora insistere con un'attività di lockdown, e va bene direi fino al 4 maggio, il più stringente possibile. Già però vedo in Milano un po' troppo traffico rispetto ai giorni scorsi,
e a quel punto sperabilmente riuscire a far calare il numero ancora di casi e soprattutto rendere ancora più disponibili le terapie intensive per poter fare un'attività che dovrà essere sì fatta fondamentalmente sul territorio, e lì sarà fondamentale attuarla, cioè andare a avere la capacità finalmente di seguire i casi, ma finalmente, perché prima non ce lo si poteva fare. Sarà un'emergenza troppo grande, questo me l'ha detto più volte. Troppo grande. E quindi ora sarà necessario individuare tutti i casi sospetti, tutti i contatti stretti e bloccare tutti questi casi. Mi scusi Bregliasco, voglio fare un commento rapidissimo a Fontana e Padellaro su questo tema della gente che va a lavorare, perché mi ha molto colpito quella conferenza stampa di Zaia in cui lui ha detto: ma lockdown cosa? Che la gente continua ad andare al lavoro, in Veneto ci sono, e in Lombardia, ci sta raccontando Bregliasco, uguale. Cioè, forse è stato questo il difetto, che abbiamo fatto un lockdown relativo, che non siamo riusciti davvero a tenere tutti chiusi, Fontana e Padellaro? Che il lockdown sia stato relativo è dimostrato anche dalle percentuali di movimento che ci sono stati anche nei giorni più stretti. Adesso si è aggiunta un'ulteriore cosa, delle cose strane che sono successe nella gestione della crisi. Adesso le aziende possono riaprire facendo una domanda. Questa domanda deve essere esaminata dalle prefetture. Le prefetture non riescono a esaminare che il 10-15%, c'è il silenzio assenso e si riapre. Quindi la gestione è tutta un po', come dire, da questo punto di vista, confusa. Non c'è stato prima una strategia molto seria di lockdown, molto stringente. Adesso non ce n'è una molto seria e programmata di riapertura. La combinazione di queste due cose dà quello che sta accadendo, che la discesa della curva è purtroppo molto, molto, come dire, bassa, cioè molto meno di quanto potevamo aspettarci. Antonio? Allora, ci sono due lockdown. Uno riguarda certamente le imprese che sono concentrate al nord soprattutto, e lì effettivamente c'è stata soltanto una chiusura parziale. Però io devo dire che c'è una categoria degli esercizi commerciali dal nord a sud, al centro, e che sono obbligati alla chiusura. A me non risulta che i bar, i ristoranti tutta la struttura del commercio abbia violato la chiusura. Quindi abbiamo figli e figliastri da questo punto di vista. E tra l'altro la categoria degli autonomi, appunto i negozianti eccetera, è quella che rischia di essere più colpita alla riapertura, perché in che condizioni riapriranno? Però Mirta, volevo approfittare per fare una domanda al professor Pregliasco. Prego. Che riguarda il dopo 4 maggio, perché ci sono due teorie. Una dice che va bene, piano piano la situazione, sia pure bisognerà convivere con il virus, ma l'altra dice che regioni come il Lazio, grandi città come Roma, rischiano, proprio perché hanno avuto dei numeri molto bassi di contagio, di essere contagiati in un secondo momento, perché in qualche modo sarebbe mancato l'effetto gregge. Quindi la domanda è questa: la città di Roma, è la mia città, quindi parlo di ciò che conosco, è a rischio da questo punto di vista nel momento in cui si riaprirà? Allora, sentiamo Pregliasco. Voglio dire una cosa, tra l'altro, Antonio, ci hanno risposto in diretta dalla Regione Lazio, mi è arrivato un messaggio, a proposito di quanto detto da Padellaro, dalla Regione Lazio ci fanno sapere che nel Lazio sono stati distribuiti 9 milioni e 600 mila dispositivi di protezione individuale e che il tasso di mortalità è tra i più bassi d'Italia. Sì, però devono rispondere sui tamponi ai medici, rispondono soltanto per la parte che ovviamente è andata bene. Allora, io vorrei sapere se i medici che sono in prima linea nel Lazio hanno avuto la possibilità di fare i tamponi in maniera ovviamente... Va bene, allora la Regione Lazio, se ancora all'ascolto, ci faccia sapere. Padellaro, un'ulteriore domanda. Allora, Pregliasco, risposta per Padellaro. Ottima domanda. Allora, si tratta... Per poter dare una risposta, i risultati dell'indagine epidemiologica campione che l'Istituto Superiore di Sanità sta per attuare in Italia. Però dobbiamo tener conto che presumibilmente in Lombardia saremo arrivati al 10, 15, mettiamo 20% di copertura.
rispetto a valori presumibilmente molto più bassi nel Lazio di soggetti. Copertura intendo persone che si sono infettate, quindi tenendo conto non solo dei dati del tampone, che ovviamente sono assolutamente sottostimati rispetto a quelli reali, ma a tutti quei soggetti che abbiamo visto essere asintomatici e ad aver subito l'infezione. Quindi rimane comunque su tutto il territorio nazionale presumibilmente una grandissima quota di soggetti suscettibili, quindi non ci sono differenze sostanziali. Potrebbero esserci in contesti particolari, come sono state le zone rosse, il personale sanitario che presumibilmente, andandolo a campionare in modo particolare, arriveremo a essere molto più positivi rispetto alla popolazione generale, però ancora tantissimi, e quindi la chiusura va fatta in funzione del profilo di rischio, non tanto nell'aspetto geografico. Allora, dobbiamo arrivare al grande tema delle case di riposo, dell'RSA, di quello che è accaduto in Lombardia. C'è per noi Andrea Millucci davanti al Pio Albergo Trivulzio, che come sapete è la più grande casa di riposo lombarda, e con lui, se ho capito bene, c'è una sindacalista che si sta occupando di questa complicata faccenda che riguarda non solo il Pio Albergo Trivulzio, lo voglio ricordare, ma molte altre RSA in Lombardia. Andrea. Mirta, sì, buongiorno, noi siamo qua davanti al Trivulzio, come stavi dicendo tu, che è stato un po' il centro dello scandalo, dell'inchiesta che sta scuotendo le case di riposo lombarde. Ne ha parlato anche questa mattina di nuovo il presidente della Regione Lombardia, Fontana, dicendo che la famosa delibera dell'8 marzo con cui la Regione chiedeva alle RSA di ospitare pazienti dagli ospedali fu un consiglio dei tecnici e di loro si sono fidati. È esattamente questo il cuore dell'inchiesta al Trivulzio e su altre case di riposo lombarde, dove al Trivulzio notizie di questa mattina sono finalmente iniziati i tamponi 100 al giorno per dipendenti e ospiti, ma i problemi, come ci spiegherà adesso Rossella Del Curato, rappresentante della CISL che sta seguendo il Trivulzio ma anche molte altre RSA, non sono affatto finiti. La gente ancora continua a morire e i problemi che succede, sono Rossella, ancora tanti. Rossella, spiegaci. I problemi sono ancora tanti per il semplice motivo, sono ancora tanti i problemi, perché comunque il personale nelle case di riposo ormai è decimato, quindi troviamo personale che si trova a lavorare anche nel turno di notte con un operatore sociosanitario, con 25 persone da accudire che stanno male. Non fanno i tamponi da subito, adesso finalmente dopo tanto stanno incominciando, abbiamo persone a casa da tanto tempo che vorrebbero rientrare ad aiutare queste persone, ma non possono. Cioè, sono colleghi che non sanno se sono positivi o negativi e non possono rientrare al lavoro, questo mi stai dicendo? Esatto, non possono rientrare al lavoro, esatto. Io devo dire la verità, scusami Rossella, devo dire la verità che ho ricevuto molte mail, a dirlo a Mirta, di questo tenore, di infermieri che dicono vorremmo tornare a lavorare ma non ci fanno il tampone, quindi questo è un ulteriore problema naturalmente, scusami, ti ho interrotta. Non possono rientrare, esatto, loro vorrebbero appunto rientrare per aiutare anche i loro anziani, a cui sono molto affezionati. Di conseguenza manca anche l'assistenza, non è più come prima al 100%, essendo comunque metà del personale che sta lavorando. Scusami Rossella, ma tu ci confermi le cose incredibili che ci disse la settimana scorsa, per esempio, un infermiere del Pio Albergo Trivulzio, cioè il fatto che l'allarme non è mai stato dato davvero, che addirittura si diceva a molto personale sanitario di non mettere le mascherine per non allarmare i pazienti, cioè che è stata davvero gestita molto male proprio nelle cose quotidiane questa emergenza nell'RSA? Sì, lo confermo, anche perché noi come CIS ci siamo battuti su tutte sulla sanità sia pubblica che privata per richiedere appunto l'aiuto a queste persone, l'utilizzo delle mascherine da subito. La mia prima lettera al PAT è stata l'11 marzo, dove chiedevo che tutti gli operatori avessero l'utilizzo della mascherina chirurgica per evitare di trasmettere all'anziano qualcosa che potrebbe portare da Rossella. Fuori. Ma mi è stato risposto che non c'era bisogno, perché gli anziani all'interno non erano positivi al Covid. Io ho risposto ulteriormente il 14 marzo dicendo che servivano per gli anziani, per proteggerli, perché l'operatore... Ma chi ha risposto così? La direzione sanitaria? Il parente, piuttosto che... Sì. Il dottor Calicchio. Si è stato indagato.
Allora, io ricordo appunto che c'è un'inchiesta sul Piombergo Trivulzio, la magistra guardia di finanza sta seguendo questa inchiesta e vado a presentare Dario Galli, deputato della Lega che ben conosciamo, Lombardo DOC, che sa bene che da qualche giorno la sua regione è sotto accusa. Galli, è successo qualcosa di strano, specie in questo ambito dell'RSA e Lombardia, c'è qualcosa che non torna, cosa ne pensa? Ben trovato. Per quanto riguarda intanto buongiorno a tutti. Per quanto riguarda la questione dell'RSA, sicuramente c'è questo problema in Lombardia, mi pare non solo, perché il problema è diffuso in tutta Italia, ho visto dai servizi televisivi, anche nel Lazio, credo a Rocca di Papa ci sia qualcosa, qualche problema anche lì, un'altra casa di riposo in Sicilia e altre in giro per l'Italia, quindi sicuramente questo non per sviare il discorso. No, perfettamente ragione, è un problema a tutto livello nazionale, cioè, forse la particolarità per esempio del caso Piombergo Trivulzio è la mancanza di trasparenza, è quello che ci colpisce molto. Ecco, su questa questione voglio dire, io non parlo di cose che non conosco in maniera adeguata, il Piombergo è un'istituzione a sé, c'è la partecipazione più che altro di controllo, quindi gli organismi di controllo nella nomina del CDA della Lombardia e del Comune di Milano, che oltretutto nomina, se non ricordo male, 3 su 5, compreso il Presidente, quindi c'è comunque il Comune di Milano che è rimasto un po' defilato in questa questione, per cui se hanno fatto delle cose tecnicamente, proprio da un punto di vista medico-sanitario, non corrette, ovviamente quando sarà il momento verrà definita questa cosa. Io mi ricollego però a quello che diceva prima il professor Pregliasco, cioè qui non ce l'hanno raccontata giusta dall'inizio, nel senso che quando il tutto è partito in Cina, prima, l'OMS dopo, che se ricordate le prime settimane aveva detto non c'è problema, sarà poco più di influenza, la stessa OMS poi ha rapidamente, progressivamente cambiato idea, ma il concetto di fondo è che nella Lombardia, per le cose che diceva il professor Pregliasco, Lodi in particolare come polo logistico, ma la Lombardia, l'aeroporto di Malpensa, arrivano decine di migliaia di persone al giorno da tutto il mondo e i collegamenti da anni con la Cina sono assolutamente consolidati sia da parte di italiani, lombardi in particolare, e non solo, che vanno in Cina, e di cinesi che vengono in Italia, in particolare in Lombardia. Allora, quindi l'impressione che abbiamo, e alla fine quando sarà il tutto meglio definito, chiudo, probabilmente anche da un punto di vista numerico sarà un pochino più chiaro, quando in Lombardia la questione è partita, non c'era il contagiato uno, erano sicuramente migliaia di persone che almeno da un mese e mezzo, ricordiamo le polemiche sospetti a dicembre, che non si capiva bene, cioè probabilmente quando è partito c'era già uno zoccolo duro di persone contagiate che oggettivamente ha dato origine proprio a una sorta di esplosione del contagio prima che tutti prendessimo contezza di quello che stava succedendo. Ora su questo voglio riaprire il dibattito, però vi porto in una RSA, in una casa di riposo in provincia di Milano a Corsico, perché non c'è solo il Piombergo Trivulzio, guardate. I loro dicono non succede niente, tutto sotto controllo. E non è vero. Non è vero. Una voce distorta e un nome di fantasia, Claudia. Di questo hanno bisogno i dipendenti dell'RSA per denunciare la mala gestione di queste strutture diventate focolai di coronavirus. Quando tu entri a controllare il paziente, ti devi mettere quella stessa camicia che si è messo tuo compagno. C'hai scritto la caposala che ha detto... Nelle due case di riposo del Naviglio, Interland milanese, ci sarebbero stati 52 morti, dicono i dipendenti. Morti per quel Covid che l'azienda tiene loro nascosto. Pazienti dentro con il respiratore quanti sono? Ci sono tanti. Sì, terzo piano, secondo piano, primo piano. Non c'è una divisione. Sempre dicono che muoiono con morte naturale. E per gli operatori che ogni giorno ci entrano in contatto, scarseggiano le protezioni. Avevamo soltanto guanti, mascherina e per disinfettarci le mani. Raggiunta al telefono, l'azienda difende le norme di sicurezza. Le procedure e i protocolli ci sono stati da subito. Poi chiaramente il problema è un problema grande e generale che purtroppo ha toccato tutti. Poi contesta i numeri e ha difficoltà ad ammettere di aver avuto decessi per coronavirus. Se lei considera il periodo da dicembre 2018 a marzo 2019, sì,
ne abbiamo avuto circa 20 decessi. Quest'anno, nello stesso periodo, ne abbiamo perse 26. Cioè, certamente che avevano il coronavirus e che quindi molto, molto probabilmente sono morte per quelle due. Attualmente ci sono pazienti con sospetti sintomi di coronavirus? Sono 4-5 persone. Le immagini dall'interno però restituiscono una situazione pericolosa. Anziani malati e non isolati, personale libero di muoversi fra le camere, direttive per la sicurezza dir poco blande, sanificazione fatta dal personale con scarse protezioni. C'è poi il tema dei defunti lasciati nella camera mortuaria in attesa del trasporto e anche qua le immagini non corrispondono alle rassicurazioni. Quando una persona muore, secondo me viene buttato via tutto. So che viene isolata, completamente messa nel sacchetto. Da qualche giorno nelle due RSA sono arrivate le mascherine FFP2, ma molti operatori sanitari, 30 a sentir loro, sono a casa con i sintomi del coronavirus. Che la metà sono a casa perché c'è anche un po' di paura. Non siamo niente. Per loro, per la direzione, non siamo niente. Gli anziani muoiono. Per loro, loro non sono niente, però Dio è grande. Ci abbiamo un Dio, però gli anziani che colpa hanno? Allora Andrea, è un pezzo terribile questo, quanto è diffusa questa situazione, insomma, nei giri che stai facendo in questi giorni? Sì, allora è una situazione assai diffusa nelle RSA perché più o meno sia la Famagosta, sia appunto il più albergo Trivulzio, sia il Don Galli, sono nomi che stiamo imparando a conoscere questi giorni dalle inchieste, dalle denunce, è sempre un po' purtroppo lo stesso discorso, cioè i dipendenti interni dicono all'inizio non ci hanno dato protezioni, né mascherine, né guanti, che piano piano con il tempo sono arrivate quando però ormai il danno era stato fatto e soprattutto i pazienti, gli anziani ricoverati nelle RSA sono stati fino all'ultimo o tenuti nascosti quando avevano sospetti sintomi di Covid o addirittura sottaciuti anche dopo. Rossella poi ci dirà addirittura meglio quanti sono questi casi. Ce lo dica subito Rossella. Il fatto che il contagio si è diffuso. Rossella, quante di queste denunce il sindacato sta recuperando nelle varie RSA di casi sottaciuti e di mancanza di protezione? Tantissime, abbiamo mandato un sacco di denunce in tutte le RSA che dove siamo presenti dappertutto. E il problema è che non ci hanno ascoltato, se ci ascoltavano da subito io penso che non saremmo arrivati a questi livelli. Allora fermiamoci un momento, scusami Rossella, perché voglio sentire il parere di Padellaro e Fontana, anche di Pregliasco e poi torno anche da Galli, perché qual è il punto però? Ci sono delle responsabilità che sono del tutto personali delle direzioni sanitarie, ci sono delle inchieste che faranno il loro corso, dopodiché ci sono delle delibere della Regione Lombardia che sono oggettivamente sotto accusa. La prima dell'8 marzo in cui si sceglie di mandare nelle case di riposo i pazienti Covid non gravi e devo dire che io da profana totale quale sono la trovo ben strana, perché una cosa abbiamo capito di questo virus dal primo giorno, cioè che era un virus che attaccava fortemente le persone fragili e le persone anziane, quindi questa già mi sembra una scelta complicata, ne abbiamo parlato con l'assessore l'altro giorno, Melania Rizzoli, ma insomma io continuo a non capirla bene. La seconda del 30 marzo in cui si garantisce una retta giornaliera di 150 euro per paziente RSA che accolgono i Covid in via di miglioramento alla terapia intensiva, che ci dà anche una dimensione del perché poi alcuni hanno accolto. E poi la terza di quelle in cui si bloccavano i ricoveri il 30 di marzo, i ricoveri delle ore 75 nei pronti soccorsi, dicevano tenetele nelle case di riposo. Messe in fila effettivamente insomma danno uno spaccato abbastanza preoccupante. Fontana, Padellaro e poi arrivo da Pregliasco, ovviamente da Galli, prego. Sì, il tema delle RSA ha due questioni fondamentali. La prima questione è che siccome la popolazione anziana, avevamo visto, era quella più esposta alla pericolosità del virus, all'inizio non sono state messe in atto tutte le misure di protezione, anche perché probabilmente queste misure si faceva anche difficoltà a reperirle, per mettere al sicuro la popolazione anziana, chi la curava, che risiedeva nelle RSA. Questa è una questione che riguarda la Lombardia e riguarda tutto il resto d'Italia. Il primo caso che abbiamo raccontato sul Corriere riguardava le Marche, per essere chiari. La seconda questione è la questione che tu hai ben esposto delle diverse delibere della Lombardia. Lì cosa succede? Che negli ospedali non c'è più posto, bisogna liberare posti, c'è bisogno
di strutture in cui ci siano medici e infermieri, e allora si pensa di mandarle nelle RSA perché lì ci sono medici e infermieri. Una scelta sicuramente dettata dall'emergenza, una scelta sicuramente sbagliata dal mio punto di vista, perché in altri paesi hanno fatto delle scelte diverse, hanno fatto delle strutture separate in cui si mettevano le persone non da terapia intensiva, non da ricovero grave, ma sicuramente isolate, perché questo ha moltiplicato. È vero che sono solo 15 le strutture, come dice il professor Pregliasco, è vero che bisognava separarle, che così diceva la delibera. Sì, sì. Il risultato finale è che il conteggio dei morti nelle RSA è molto molto grave. Allora, devo andare in pubblicità. Non c'è dubbio. Però torno subito, lo sentirà anche Padellaro, Pregliasco e Galli, ovviamente. Pubblicità, torniamo subito con voi. Mambo! Questa è una tuta che può essere utilizzata per i lavori domestici, diciamo così, giardinaggio, pittura, roba di questo tipo. Catania, nella città con 600 contagiati e oltre 60 decessi per coronavirus, gli infermieri della SEUS SPA, società partecipata dalla regione siciliana, hanno ricevuto in dotazione queste tute bianche, non certificate, per il rischio biologico. Sono delle tute che sono valide solo per antistatiche e per il rischio chimico e basta. Quando Cosentino, infermiere sulle ambulanze proprio con i malati Covid, ha provato a chiedere chiarimenti, i vertici della SEUS hanno dichiarato all'assessorato regionale alla sanità di non poter definire il grado di protezione della tuta perché le specifiche tecniche sono in lingua cinese e inoltre manca la grafica internazionale sulla classificazione di categoria. Sono in videoconferenza in questo momento. Era per quella questione della certificazione delle tute cinesi. Ma sono in videoconferenza, non le posso rispondere. Se mi può dire solo una cosa ci al volo. Non so che dirle. Nonostante diversi tentativi, la dirigente di Liberti ha preferito non rispondere alle domande. Oltre ai problemi con le tute, gli infermieri sollevano dubbi sulle mascherine e non sono provvisti di calzari. Capiamo bene che se c'è un paziente che è infetto, la parte di scarpa scoperta diventa infetta. Chi è stato esposto a rischio contagio non ha mai fatto un tampone. No, io non sono stato sottoposto a tampone nonostante io sia intervenuto in non perfetto assetto. La SEUS sottolinea di attenersi alle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Per le tute confida sulla valutazione fatta dalla regione che le ha acquistate, ma gli infermieri non sono tranquilli. Io ogni giorno ho paura perché tornando a casa penso che ci sono i miei genitori che sono anziani, c'ho un bimbo di 4 anni. Allora, siamo passati dalla Sicilia, poi torniamo in Lombardia, ma questa è una storia abbastanza incredibile, anche perché io mi chiedo, ma davvero in Sicilia non c'è nessuno in grado di leggere il cinese? Perché questa lettera che ho in mano, in cui si dice che non si possono certificare il grado di protezione di questi dispositivi di protezione individuale perché sono scritti in cinese, mi sembra davvero una beffa, perché insomma non è il sanscrito, è una lingua che ancora in Italia in molti parlano, lo posso garantire. Antonio Padellaro, tornando anche al discorso lombardo, poi arrivo da Pregliasco e da Galli. Allora Mirta, tu l'hai detto bene, ci sono delle delibere della Regione Lombardia, ma ci sono anche delle inchieste che appureranno chi ha sbagliato e chi ha fatto bene, chi ha agito in base a uno stato di necessità. Ma io mi faccio a questo punto un'altra domanda. La domanda è questa: noi abbiamo ogni giorno, ci viene detto che ci sono ancora dai 500 ai 600 morti per il Covid, no? Sì. Abbiamo ancora delle percentuali di contagio e di mortalità molto elevate, e quindi la domanda riguarda oggi e il domani, cioè che sta intanto, punto primo, cosa sta succedendo nelle residenze per anziani di tutta Italia?
quello che venne denunciato dalla stampa ha messo in sicurezza quelle residenze? Secondo, giudicare del servizio di Milluzzi no, perché lui ha avuto delle rassicurazioni al telefono che non corrispondevano alle immagini palesemente. Esatto, quindi abbiamo ancora una situazione grave che non è stata ancora sanata. Secondo però, e questa è un'altra domanda che io faccio al professor Pregliasco, è evidente che il 4 maggio ormai è diventata la data del liberi tutti. E liberi tutti, ci sarà poco da fare, perché quando quattro regioni del nord, che sono le regioni più importanti, dicono il 4 maggio si ricomincia, ma poi sarà difficile trattenere gli italiani a casa come è stato in questi due mesi. Allora io vorrei capire se stiamo andando incontro all'ignoto, che non sarebbe veramente il caso in una situazione come quella del nostro paese, o se il 4 maggio ci dà comunque delle garanzie che insomma il liberi tutti non ci fa ricascare nell'epidemia, in piena epidemia. Allora, soprattutto nelle regioni che per ora sono state meno colpite. Pregliasco, parli qua da Galli. Assolutamente, ha perfettamente ragione Padellaro. Il rischio è che un liberi tutti possa farci ricadere in una serie di ulteriori focolai o di una seconda ondata. Ormai abbiamo visto questi risultati belli, positivi, e dovremo insistere ancora, quindi per fortuna che c'è ancora un po' di giorni al 4 maggio con un lockdown che potrebbe portarci, io spero, a valori ancora migliori dal punto di vista dei nuovi casi. Però assolutamente il 4 maggio deve essere visto come l'inizio di un percorso, ma di un percorso che non è il andiamo tutti al mare e finalmente ci siamo liberati di questo problema. È assolutamente importante e va rimarcato l'aspetto del distanziamento sociale, dell'igiene e quindi di fatto una modalità che tenga conto dell'importanza strategica di molte attività che ora sono bloccate e che giustamente devono andare avanti, questo me ne rendo conto, ma il problema è che il 4 maggio è molto vicino, dovremmo avere dei segni tangibili che ci sta preparando nel modo giusto, è quello che ci preoccupa. Dario Galli, tornando anche all'aspetto lombardo, io voglio dirlo in premessa, l'emergenza era mostruosa in Lombardia, cioè noi, il rispetto per chi ha combattuto questa guerra, c'è tutto, ma dobbiamo individuare delle cose che non funzionano e che continuano a non funzionare, come diceva Padellaro adesso. Ripeto, credo che ormai la questione sia chiara, cioè possiamo tornarci quante volte vogliamo, però mettiamoci nella condizione di qualche settimana fa, dove interi ospedali proprio all'inizio dell'emergenza sono stati chiusi proprio per questioni di contagio, sanificazione e quant'altro. In Lombardia siamo quasi 10 milioni e mezzo di abitanti, non è che dal giorno in cui è arrivato il primo contagio del coronavirus tutte le persone che sono colpite da infarto, che hanno problemi oncologici, che fanno incidenti stradali eccetera, sono sparite, e quindi c'è stata la necessità di continuare a far funzionare una sanità normale che già comunque era al massimo. Quindi lei mi sta dicendo che la scelta dell'RSA era inevitabile secondo lei? No, non dica, se vuol fare l'interpretazione autentica del mio pensiero va bene, no, ma sono le cose le lascia dire a me. Cerchiamo di capire. Sono stato chiarissimo, guardi, io parlo con un leggero accento lombardo, ma credo in italiano comprensibile. Sono stato chiarissimo. Sulle questioni dell'RSA, voglio dire, ci sarà chi deve verificare e verificherà. Sto solo dicendo che in quel momento il problema era che c'erano gli ospedali pieni già di suo, perché in Lombardia, come sa, da sempre gestiamo la sanità anche da un punto di vista economico, unica regione a chiudere perfettamente in pareggio ogni anno, quindi abbiamo la sanità che serve, di buon livello, anzi decisamente buono, però non abbiamo eccessi di disponibilità. Praticamente in alcuni ospedali di colpo la necessità è diventata doppia, tripla, quadrupla, 10 volte di più, con la necessità di continuare a fare la cosa normale. In quel punto io credo, in quel momento, che ognuno abbia fatto il meglio che poteva fare. Quindi allora, con questo aggiungo, però ripeto, sono cose che non conosco, se poi è stato fatto qualche errore grave, ovviamente... Galli, si fermi un istante, vado in pubblicità e poi le faccio concludere, anche perché mi chiede anche la linea Milluzzi. Però anche del 4 maggio, perché... Sì, ha ragione, la faccio rispondere anche sul 4 maggio. Pubblicità, torniamo subito con voi. Mambo! Allora,
ci ha raggiunti il valoroso Gerardo Greco, lo ringrazio per essere con me in studio. Mi collego subito con Cristina Fantoni. Cristina. Sì, buongiorno Mirta e buongiorno a tutti. Allora ripartiamo naturalmente dalle notizie delle 13.30 del telegiornale, innanzitutto per sondare quello che è l'umore ma soprattutto le intenzioni dei governatori del nord in vista di questa fase 2 di cui si ragiona. Insomma, rispetto alle ultime ore le parole in particolare del governatore della Lombardia Fontana sono più accomodanti rispetto a quella linea di gradualità e di prudenza indicata anche dall'esecutivo. Apriremo e riapriremo solo con l'ok della scienza. Invece un po' più polemiche le parole su un'altra questione che seguiamo molto da vicino col lavoro dei nostri inviati, quanto è successo nelle RSA, in particolare Lombarde. Fontana, noi siamo detto, lì questa mattina. Esattamente, abbiamo ricostruito quel che è successo anche nella catena di indicazioni date dalla regione per quel che riguarda in particolare lo spostamento di quei pazienti Covid a bassa intensità proprio nelle RSA. Fontana ha detto ci siamo fidati delle indicazioni dei tecnici, naturalmente c'è la magistratura al lavoro e poi ci sono i numeri perché la fase 2 è tra divieti, via libera, ci si ragiona già molto, ma soprattutto il dato che ci ha colpito è quello fornito dall'Istat, Mirta, con ferme metà delle imprese italiane. Ci sono in questo momento 3,7 milioni di italiani senza reddito e dunque anche questo è un capitolo nei ragionamenti della task force ma naturalmente anche dell'esecutivo. E poi il contagio nel resto del mondo, forzatamente dobbiamo ritornare alla Cina perché Wuhan ha rivisto e insomma non di qualche decimale, di qualche virgola, il numero dei decessi, un aumento del quasi 50%, a confermare che anche qualcosa nella fase di trasmissione delle informazioni in Cina non è andato per il verso giusto. C'è poi un fronte che ci riporta Donald Trump e gli Stati Uniti che vivono la giornata peggiore da inizio epidemia, 4.500 morti solo nelle ultime 24 ore, eppure poco fa Donald Trump si è speso con una spiegazione di una almeno ripartenza in tre fasi diverse perché l'economia americana fatica e non poco e dunque anche su quel capitolo naturalmente Donald Trump non può sottrarsi. Siamo alle 13.30. Terremo insieme tutti questi temi nel corso della puntata. Vedo che Dario Galli è rimasto con me, lo ringrazio, così chiudiamo la conversazione con lui. Sono arrivati anche Daniela Santanchè e Nicola Fratoianni, ma io devo tornare al Pio Albergo Trivulzio perché Andrea mi dice che ha un nuovo ospite che ci deve raccontare cose molto importanti, una testimonianza inquietante. Brevissima pausa e vi raccontiamo tutto. Mambo Italia. Allora, vado subito al Pio Albergo Trivulzio di Andrea Milluzzi che mi deve presentare. Che succede, Andrea? Che sta succedendo, Andrea? Sì, Mirta, qua i giorni si stanno facendo sempre un po' più caldi. Vedi quella signora e quel signore laggiù, sono appena arrivati urlando perché stanno cercando di parlare con il primario del Pio Albergo Trivulzio perché il suo padre della signora è ricoverato qua nel reparto del Prince, il primo reparto dove tutto è cominciato, dove il focolaio è esploso e sta chiedendo, da un mese mi stava raccontando di portarlo a casa perché, testuali parole, voglio che muoia a casa, abbiamo la badante, abbiamo tutto, ma nessuno da un mese le sta dicendo sì o no. La signora non sa nemmeno se suo padre ha contratto il coronavirus oppure ma no. È pazzesco. Questa situazione è successa pochissimi minuti fa, è passata una signora che voleva avere notizie di sua madre, ci ha raccontato che non riesce ad avere colloquio con lei da oltre un mese, al telefono aveva solo risposte evasive e quindi si è presentata 20 minuti fa di persona per parlare con il dottore e ha strappato, ha detto lei, un colloquio visivo con sua madre alle 15, per quello poi se n'è andata e non voleva parlare con noi. Vedi anche la citazione qua della signora, è palese. La vediamo qua in diretta perché appunto da un mese non si stanno avendo notizie. E ci raccontava Rossella che anche la condizione dei parenti degli anziani dentro il Pio Albergo Trivulzio è rischiosa, è sotto minaccia. Perché, mi diceva Rossella, non sanno poi quello che succede dentro. Non sanno quello che succede, hanno paura anche comunque di parlare, perché avendo comunque il loro parente all'interno, giustamente, hanno paura di parlare. E loro non sanno, ogni tanto gli fanno vedere ciò con le videochiamate, con la videochiamata al parente, però quando chiedono spiegazioni molto spesso non hanno risposte. Ma perché non le dico? Ma se vuole portarla Nadia a casa, io non capisco qual è il problema, se vuole portarla a casa e si organizza per tenerlo a casa, perché non lo fanno?
Sto chiedendo a Mirta se vuole portare a casa il parente e non perché non gli danno il permesso. Probabilmente Mirta ci stava spiegando perché non sanno se il parente ha contratto il coronavirus oppure no, i familiari, quindi probabilmente non sanno se comunicarlo alle famiglie oppure no. Ancora non si fanno i tamponi nell'RSA in questo momento, scusatemi per capire. Non ci sono ancora i tamponi nell'RSA. No, questa roba che... Allora... Qui al Trivulzio ci hanno comunicato che sono arrivati ieri i primi 30 e oggi ne faranno i primi 100, ma sono più di 1000 i pazienti ricoverati, oltre il personale. Ma Nadia, che lavora qua, sta per cominciare il suo turno odierno nel reparto, è l'infermiera del Pio Albergo Trivulzio, può dirci come stanno le cose sui tamponi, ma soprattutto ci ha appena detto una notizia abbastanza sconvolgente, Nadia. Allora, la notizia è questa, che già da ieri si dice che il reparto Prince, dove è cominciato tutto, verrà chiuso e i pazienti che ci sono verranno spostati in un altro reparto dentro il Trivulzio stesso. Per cui non so quanti sono di numero i pazienti del Prince, però verrà chiuso e verranno spostati in un altro reparto. Scusa dove Nadia, ci sono, per capire bene, Nadia. Per capire bene, scusami, che vuol dire che i pazienti sospetti Covid vengono messi nei reparti dove ci sono gli altri, così proprio che diventa un disastro totale? Questo sembra, sì, certo, questo vuol dire. Comunque mi sembra i pazienti, una follia, se il reparto viene chiuso, vengono spostati negli altri reparti. Così è cominciato all'inizio il reparto Prince, così quello è dove è nato tutto. Noi speriamo di no, Andrea, casomai proviamo anche noi a parlare con qualcuno della direzione, perché mi sembrano delle notizie sinceramente senza senso. Ti chiamiamo subito. Anche a me sembrava senza senso quando l'ho sentita ieri, però ha un senso perché la fonte che me l'ha detto è sicura. È una follia. Allora verifichiamo, Andrea, poi torniamo da te. Fai le verifiche, prova a capire che sta succedendo, perché insomma trovo tutto insensato, devo dire, Gerardo. La storia del Trivulzio è la storia del trionfo dell'irrazionalità, del fatto che sembra veramente che non abbiamo capito niente, che non è servita nessuna lezione, che nessuno si è posto un problema. Cioè, ma nel pieno dell'emergenza, in queste case di cura, di riposo, perché non fanno i tamponi? Cioè, per carità, so che ce ne sono pochi, ma è una priorità quella. Ne hanno fatto 1 milione di tamponi, bene, comunque bisognava fare immediatamente queste che sono i focolai, no? L'abbiamo sempre detto, ed è proprio un cerino messo nel focolaio quello di cui si sta occupando la Procura di Milano. Va bene, io chiederei a Galli, a Santanchè, a Pratoianni di verificare quello che sta accadendo come parlamentari, perché trovo francamente incredibile quello che ci stanno raccontando dal Pio Albergo Trivulzio. Però Galli, prego, dovevamo parlare anche del tema della riapertura del 4 di maggio. Molto... Molto velocemente, allora la questione mi pare che comunque tutti più o meno stiano convergendo con il vaccino, se mai ci sarà e se sarà sicuro, arriverà comunque un periodo in cui oggettivamente si dovrà trovare un modo per convivere al meglio con questa situazione, anche perché la questione sanitaria si trasforma in questione economica che ritorna a questione sanitaria, perché non dimentichiamo che già, come avete ricordato, in questo momento ci sono milioni di famiglie che hanno problemi di reddito e quindi vuol dire la cosa sta diventando oggettivamente pesante, ma che anche gli ospedali alla fine, oltre alla questione sanitaria, sono di fatto delle fabbriche, nel senso che hanno impianti elettrici di condizionamento, tutta una serie di cose. Se noi fermiamo la filiera proprio tecnologica, rischiamo tra un po' di fermare anche le strutture sanitarie. Oltre a questo c'è il fatto che non possiamo pensare di uscire prima o poi dalla situazione sanitaria ed avere un paese distrutto, certo, da un punto di vista economico. Quindi a questo punto lo so che è difficile, perché non sto, mi rendo conto che detta così una banalità, però è ovvio che quantomeno ci si deve cominciare a porre il problema di una ripartenza, che non vuol dire 4 mattina alle 6 del mattino pronti via, partono tutti. Vuol dire che si comincia a fare dei ragionamenti, capire come, quando si può eventualmente ripartire e cominciare almeno a avere delle idee per questa ripartenza. Ovviamente si dovrà farlo con tutto quello che queste settimane ci sta insegnando, quindi con tutto quello che abbiamo visto essere efficace, evitando quello che invece è totalmente inutile, trasformando i luoghi di lavoro dove si può in luoghi con meno persone, dove è possibile, dove non è possibile perché c'è il manifatturiero stretto,
devono comunque essere organizzate con questioni di sicurezza assoluta per il personale, tutte cose che, su cui si sta ragionando. Però la questione del 4 maggio è un'assunzione di responsabilità. È chiaro che sarebbe più facile dire stiamo sei mesi in casa tutti. Il problema è avere tutti gli strumenti in mano per poterlo fare. La mia preoccupazione principale è quella, quando la Lombardia parla delle 4D, io voglio sapere che ci sono quelle 4D. Distanziamento lo facciamo noi personalmente, ma già i dispositivi personali di sicurezza sono cose che vanno fornite ai cittadini, così pure la diagnostica, appunto, i tamponi, così pure i tamponi, cioè, bisogna essere nelle condizioni di farlo. Noi siamo perfettamente d'accordo con lei, Galli, è ovvio che il paese deve ripartire, perché questo, proprio su questo, e chiudo, però nella logica di queste settimane dove mi sono autocensurato rispetto a qualunque tipo di polemica, però quello che sta succedendo dimostra proprio la non preparazione del paese nel suo complesso. Adesso io capisco le cose complicate, ma che tre mesi dopo non ci siano ancora le mascherine, non ci sia un piano nazionale di produzione e distribuzione, questo veramente, non voglio dire che è ridicolo visto la tragicità del momento, ma siamo veramente a questi livelli. Allora, cioè che non ci sia, per dire, programmazione su queste cose di base. Il discorso per esempio dell'RSA va bene, ma in altri paesi già tre mesi fa hanno fatto un piano per requisire gli alberghi chiusi, pagando ovviamente le spese. Allora, scusatemi, per preparare tutta la struttura, con noi invece non l'abbiamo fatto. Ma devo allargare il dibattito a Santanchè e Fratoianni, e voglio passare da un altro grande tema: il lavoro nei campi, un lavoro che ci serve e che oggi passa per gli immigrati, che secondo molti, oggi c'è un pezzo di Tito Bari molto interessante sulla Repubblica, vanno regolarizzati immediatamente. Guardate. La mia domanda è: se non arriva il prima possibile la manodopera, chi raccoglierà questi meloni tra 15 giorni? Coronavirus blocca l'arrivo di braccianti dall'estero. Migliaia di operai, soprattutto rumeni, non torneranno per questa stagione. Le zone agricole tra la provincia di Napoli e Caserta tremano. In questa zona, in questo periodo, quindi inizia la raccolta di melone retato e di fragola, molti extracomunitari giungevano qui per la raccolta, ma con l'avvento del coronavirus purtroppo non sono riusciti qui a pervenire, quindi ora siamo in crisi. A rischio c'è il raccolto e milioni di euro investiti in semina. Ci sono tanti rumeni che vorrebbero comunque venire, farsi i loro 15 giorni di quarantena nelle loro case, ma comunque sono bloccati perché gli aerei comunque non partono. Anche se il datore di lavoro vorrebbe farlo venire, c'è proprio una difficoltà logistica nel farlo arrivare. Che cosa succede al raccolto? Ah, beh, si butta, cioè, non è che puoi fare niente, cioè, non è che puoi mettere in cassa integrazione, non è una macchina, ci facciamo danno e carestia. Aumenteranno i prezzi? Sì, aumenta la condizione che ci sono il prodotto. Ma se noi arriviamo a una carenza di manodopera, arriviamo a non trapiantare, quindi non avere il prodotto da portare alla grande distribuzione. Alla grande distribuzione dice che è prodotto da noi. E se noi non glielo diamo più, poi non lo troviamo. Gli agricoltori hanno anche chiesto manodopera italiana da pagare con voucher, ma per adesso non se ne trovano. Così si è corso ai ripari per tamponare al meglio la situazione. Ma noi, se non avessimo avuto il ragionamento che i rumeni probabilmente non venivano, e se non buttavamo il sangue, ma seriamente, per regolarizzare questi ragazzi che lei oggi ha visto, noi oggi stavamo senza manodopera. Regolarizzati sono, come vede in questa azienda, una fortuna. E mentre in Germania sono invece arrivati i lavoratori dalla Romania per raccogliere gli asparagi, grazie ad un accordo del ministero competente, in Italia si va a rilento. Che la ministra Bellanova si impegni, che però il suo collega tedesco ci è riuscito più facilmente, a me dispiace. Non voglio dire che la ministra non è brava, voglio dire che è più bravo il tedesco. Allora, Nicola Fratoianni, non ci giriamo intorno, si parla, buongiorno, ben trovato, si parla insomma chiaramente della regolarizzazione dei immigrati irregolari, illegali presenti sul nostro paese. È la strada giusta? Mi sembra una strada di buon senso, oltre che giusta, per due ragioni evidentissime, di questo servizio peraltro rende ancora più chiare. C'è una ragione che riguarda il lavoro nei campi, in particolare nella filiera agroalimentare, che ormai da molti anni è largamente occupata da lavoratori stranieri, spesso extracomunitari, spessissimo in condizioni di irregolarità e dunque ribattabili, sottopagati, esposti a mille rischi di carattere sanitario, oltre che di carattere sociale. Ora,
in questo momento di fronte alla paura che il virus provoca a tutti, perché bisogna ricordarlo con grande forza, questo virus fa paura, la paura è un sentimento potente, è perché qualcuno vada a lavorare e deve essere messo nelle condizioni di poterlo fare in sicurezza, vale per tutti, vale per le fabbriche del nord, vale per i campi del sud. Dunque ci vuole innanzitutto uno sforzo che consenta l'emersione da un'area grigia. Badate, questa è una questione che riguarda i diritti del lavoro, naturalmente, quindi la possibilità di trovare manodopera che una volta regolarizzata, dunque in condizioni di tranquillità anche dal punto di vista lavorativo, dei diritti, è naturalmente più spinta a tornare al lavoro, ma vale anche dal punto di vista della salute, dal punto di vista sanitario. Io vorrei che noi non dimenticassimo che laddove non arriva lo sguardo, la luce delle istituzioni, perché c'è un'area, cioè lei mi sta dicendo in luoghi degradati in cui la gente vive nell'illegalità è più facile che il virus circoli e nemmeno lo sappiamo. Certo. Ma certo, ma non è solo ovviamente illegalità, no? È appunto una condizione in cui qualcuno è costretto a stare fuori dai circuiti istituzionali, circuiti che invece certo, tutti attraversano. Noi discutiamo in questo momento delle app per il tracciamento, pensate come funziona l'app di tracciamento con qualcuno che non si fa tracciare perché siccome è in condizione di irregolarità, non perché la è un invisibile, certo, le leggi non glielo consentono, poi rischia di essere perfino espulso. Allora, capite, voglio bene sentire Daniela Santanchè, ci sta dicendo Fratoianni, c'è un tema economico, mancano braccia per la nostra agricoltura, c'è un tema dei diritti del lavoro, dovremmo essere contenti che tutti quelli che lavorano nel nostro paese lavorano in situazione di legalità, e poi c'è un terzo tema importante che riguarda tutti noi, se non sappiamo dove sono e chi sono, come li tracciamo, come sappiamo se si ammalano o no? Assolutamente, io però dico che la sinistra e questo governo devono smetterla di usare questa emergenza, questa drammatica emergenza del coronavirus per fare sanatorie, per mettere a posto gli irregolari. Noi come Fratelli d'Italia siamo assolutamente contrari. Abbiamo in Italia centinaia, migliaia di persone che sono coloro che hanno preso il reddito di cittadinanza e che sono a casa e che non naturalmente non fanno nulla. Noi crediamo che bisogna usare quelle persone che sono idonee, quelle persone che possono. Ci può andare lei, Santanchè? Scusi? No, anche lei è a casa come me, prende un reddito, andiamo insieme a raccogliere. No, io non sono a casa perché come imprenditore lavoro nell'editoria, le edicole sono aperte, quindi i miei 7 giornali si fanno, oltre al lavoro da senatore, lavoro tutti i giorni, potendo lavorare, essendo appunto editore, facendo i giornali con tutta la mia squadra di decine e decine di persone che stanno lavorando senza se e senza ma per far uscire... Credo che la battuta di Fratoianni volesse dire che gli italiani pronti ad andare nei campi non ci sono molto pochi. Ma questo perché? Perché noi dobbiamo continuare a dire che gli italiani non vogliono fare questo? Io non so se voi avete ben presente che cosa, quanto salirà la disoccupazione in Italia nei prossimi mesi, si parla di milioni di lavoratori. Allora ditemi se dobbiamo usare un'emergenza per fare delle sanatorie. Io trovo assolutamente che questa cosa qua è inadeguata, che è una proposta che capisco stia nelle corde della sinistra di questo governo, ma che non è la risposta giusta. Allora, e sugli altri temi, quello che lei diceva di ripartire, perché vede, io non vorrei che la cura fosse peggiore della malattia, è giusto fare e salvaguardare la sicurezza sui posti di lavoro, ci mancherebbe, ma io le dico che gli imprenditori sono più pronti di quanto è stato pronto il governo nel reagire e nel contrastare questa epidemia. Le ricordo che il 31 gennaio su questa rete, la 7, avevamo il presidente del Consiglio Conte che diceva testualmente, si può andare a riprendere la trasmissione, 8:30. Non c'è nessun problema in Italia, siamo assolutamente pronti, siamo assolutamente organizzati, abbiamo tutto ciò che serve per contrastare questo. Allora, e oggi parliamo ancora dei reagenti, Fratoianni, delle mascherine. Due temi di fondo pone la Santanchè. Il primo è: abbiamo un sacco di italiani che non lavorano e non lavoreranno, saranno poveri, avranno bisogno, perché non mandare nei campi loro? E dall'altra parte dice: le imprese possono fare da sole, possono organizzarsi, possono trovare il modo per mettere in sicurezza i lavoratori. L'abbiamo visto. No, ma dico solo questo. Rispetto al nodo della sanatoria, io insisto, non riprendo neanche la polemica della Santanchè, francamente, diciamo, è un disco rotto. L'idea che qualcuno voglia usare è anche un po' inaccettabile, francamente, di fronte a questa tragedia. Quello l'idea che qualcuno possa
pensare di utilizzare la tragedia che conta nel nostro paese migliaia e migliaia di morti, di lutti, di disperazione, di paura, per fare un'operazione politica. Io ho posto questione di buonsenso, credo che chiunque non abbia un approccio strumentale può facilmente capirlo, ripeto, questioni economiche, questioni di diritti, del lavoro, che certo a qualcuno non piacciono particolarmente, e questioni di salute di tutti e tutte, Sant'Anchè compresa. Invece sulla questione economica più in generale, vorrei dire questo anche avendo ascoltato le parole di Galli prima, badate, ci vuole molta attenzione, anche molta serietà. Questo è un paese nel quale in troppi parlano con qualche leggerezza di quello che evidentemente conoscono come tutte noi, naturalmente non troppo bene, io sono il primo naturalmente a non essere un esperto da questo punto di vista, e dunque tendo ad affidarmi a chi è in grado di dire con qualche elemento di consapevolezza e di conoscenza se, quando e in quale modo ci sono le condizioni per ripartire evitando che la gente continui a morire. Ricordo soltanto. No, ma mi dica una cosa, perché capo, mentre parlava la Sant'Anchè ha fatto una strana faccia. Lei non si fida degli imprenditori, del fatto che gli imprenditori siano in grado di ripartire mettendo in sicurezza i dipendenti. No, non è una questione di fiducia, io non mi permetterei mai di dire che qualcuno fa qualcosa contro la salute. Penso però, e basta guardare a quello che è successo nel paese, che se noi mettiamo in controluce l'area del contagio con l'area della manifattura in questo paese, cioè dove c'è più alta densità di produzione in questo paese, la Lombardia ne è un esempio, l'area del Bergamasco e i ritardi con cui sono state realizzate le zone rosse perché non si doveva fermare nulla, perché bisognava continuare ad andare avanti. Ecco, io penso che questo ci dica qualcosa sulle difficoltà concrete di tenere in sicurezza i lavoratori e le lavoratrici, e poi anche tutti e tutte noi, perché i lavoratori e le lavoratrici poi tornano a casa dopo aver lavorato, e contemporaneamente far funzionare l'impresa per come oggi è organizzata. Dunque dico, si deve naturalmente porre freno alla riapertura. Vorrei però evitare di continuare con un balletto un po' indecente, per essere molto chiari. Il senatore Salvini, il 27 di febbraio, si presenta di fronte alle TV dicendo riaprite tutto, ve lo ricordate? Pizzerie, ristoranti, palestre, tutto quello che è possibile va riaperto. Ma che è questa cosa, la chiusura, la produzione del paese? L'11 di marzo fa la stessa scena e dice chiudere tutto, siete degli irresponsabili, qui muore la gente. E oggi, il 15 aprile, due giorni fa, allora io credo che a braccetto concorderà con me Gerardo Greco, la sanità lombarda l'abbiamo vista, no? Se dico Fratoianni, lo dico sia Fratoianni che la Sant'Anchè, temo che in questa fase i detti e contraddetti, le marce avanti e le marce indietro le abbiano fatte davvero tutti. Tutti no, francamente. Insomma, io ho visto momenti in cui il mio avanti e indietro. Riapriamo Milano, riapriamo la Lombardia, non esageriamo, non mettiamo in allarme le persone, poi chiudiamo tutto, l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle, insomma, diciamo la verità. Detto questo però, che diceva Sant'Anchè, non ho capito, che stava dicendo? Io dicevo che basta con questo sciacallaggio sulla sanità della Lombardia, perché io ricordo che la Lombardia è un'eccellenza di tutta la nazione. Io non sono un medico, scusate, non sono un virologo, se ci sono stati degli errori lo vedremo, ma che in questo momento si usino le case di riposo, l'RSA della Lombardia, per attaccare un'eccellenza, perché vogliamo ricordare quanti italiani... No, ma questo non lo stiamo facendo, scusi, però lei, penso che come me, ha una madre che ama, se non la facessero entrare nella casa di riposo in cui c'è sua madre, per non la facessero vedere, non avesse notizie da un mese, sarebbe furibonda come sarei io, no? Ma lo sa che io ho perso degli amici di coronavirus alle quali i familiari non hanno potuto vederli e non hanno potuto nemmeno fare un funerale? Le tragedie umane, certo. In questo momento che io le sto parlando, un mio carissimo amico, che spero, finita la trasmissione, che non sia così, che sta morendo. Cioè, forse voi non vi rendete conto. E attaccare in questo momento l'eccellenza. Vogliamo vedere i numeri negli altri stati? Vogliamo vedere che in Belgio sono morte 2.252 persone di coronavirus e oltre 2.000 anziani nelle case di riposo? Vogliamo vedere a Parigi, che nella sola Parigi in questo momento sono morte 1.882 persone nelle case di riposo? Vogliamo andare a vedere in Spagna? Allora, io non dico che perché non lo so,
che non ci saranno stati degli errori, ma avete fatto una mappatura in tutto il mondo, compreso New York, compreso Los Angeles, quello Gerardo. Che sta succedendo nelle case di riposo, dove ci sono le persone più anziane, smettetela di fare allora, sciacallaggio Gerardo con Greco. Questo attacco che è politico sull'eccellenza lombarda, che è la sanità, perché venite qua e tutti noi abbiamo degli amici che sono morti o che stanno morendo per capire lo sforzo del personale sanitario, dei medici, delle infermiere che sono degli eroi, nonostante poi il governo allora. In televisione li chiami gli eroi e poi respinge il nostro emendamento per aumentare i loro stipendi, smettiamola. Allora, scusatemi, Santanchè, è molto chiaro, è davvero, siamo tutti molto consapevoli dell'inferno che ha vissuto il Nord Italia e questo ci preoccupa non solo per l'oggi ma anche per il domani e per la ripartenza. Naturalmente per questo ci sono tanti dubbi. Gerardo. Il rischio sciacallaggio è ovviamente dietro qualsiasi frase che uno può dire, e la Lombardia è veramente la regione martire, colpita anche da questa incredibile malasorte pandemica, per cui oggettivamente è il motore della più grande pandemia che il mondo occidentale, il mondo globale abbia mai conosciuto negli ultimi 100 anni, ed è tutto lì. Però il punto, secondo me, che stiamo toccando adesso, che stanno toccando Fra Togliani e Santanchè, è la fragilità dei nostri anziani che vanno tutelati, e attenzione anche alla fragilità dei lavoratori irregolari. Cioè, secondo me, dopo questa pandemia l'Italia non sarà più la stessa, il mondo non sarà più lo stesso, e non ci sarà più posto per gli irregolari, perché gli irregolari saranno un problema per la mia, per la tua salute, per la salute di Fra Togliani e della Santanchè. Cioè vivremo in un mondo dove probabilmente delegheremo parte della nostra privacy, dovremo essere molto controllati, molto sul lavoro, sul dopo lavoro, nelle nostre case. Non ci sarà spazio per immigrazione irregolare, non ci sarà spazio per irregolari in Italia. In Italia ci sono 650.000 irregolari, forse di più, non lo so, queste sono cifre che come al solito diamo allora, a casaccio, però bisogna porsi questo problema, non possono andare per conto loro così nei campi. Vorrei coinvolgere un attimo solo Santanchè. Mi interessa. Mirta mi ha risposto, mi ero messo in contatto con l'assessore Gallera su quello che sta succedendo al Pio Albergo, mi ha risposto che su Pio Albergo Trivulzio è appena stata fatta una missione in cui ci sono addirittura Gerardo Conte, c'è la procura di Milano, e Giovanni Canzio, ex presidente della Corte di Cassazione. Stanno lavorando, gli ispettori del ministero non hanno finito l'ispezione, quindi tutto quello che dicono i giornali sono è vero, c'è una commissione con professionisti di altissimo livello, confermiamo, sta lavorando già da qualche giorno, ci sono dentro geriatri, ci sono inchieste della procura di Milano. Ma non risulta la notizia appena che avete dato dell'infermiera, perché si sta cercando di capire se all'interno del Pio Albergo Trivulzio di fare un reparto con tutti quelli che hanno contratto il virus e di vedere allora, come mi scusi, ora torniamo a Pio Albergo Trivulzio, ho capito, adesso sentiamo anche gli aggiornamenti di Milluzzi che mi aveva detto che c'erano degli aggiornamenti, però non subito perché voglio presentarvi Gabriele Buia, presidente dell'ANCE, l'ANCE come sapete è l'associazione dei costruttori edili. Salve, benvenuto Buia. Il settore edilizio potrà riaprire prima degli altri, è questa la ipotesi che si sta facendo? Sicuramente è un settore che può riaprire, adesso possiamo riaprire, con rispetto delle prescrizioni sanitarie noi siamo in grado di poter ricominciare la produzione che ormai era stata interrotta da te. Dobbiamo ripartire secondo me dal lavoro, riportare le persone al lavoro nel rispetto, ripeto, della sicurezza, ma dobbiamo riportare al reddito e non al sussidio, perché il sussidio a lungo andare va bene alle casse dello Stato. Mi scusi, ma a proposito della sicurezza dei lavoratori, no? Quello che poneva Fra Togliani, voi siete certi che nel vostro settore si può lavorare in perfetta sicurezza? Avete i dispositivi, avete tutto quello che vi serve? Allora, guardi, io sono stato il primo, un mese e mezzo fa, a dire e a chiedere al governo che il mondo delle costruzioni doveva sospendere provvisoriamente le lavorazioni perché non era in grado di garantire la salute delle proprie maestranze. Ho scatenato un po' di suscettibilità di qualcheduno che non era d'accordo, ma io l'ho detto perché eravamo in quella situazione. Oggi, dopo che abbiamo firmato un protocollo con il MIP, un protocollo con il sindacato di sanitario chiaramente,
per rispondere alle necessità di questa emergenza sanitaria, io dico che possiamo riprendere. Abbiamo tutti gli elementi in sicurezza per poter riprendere. Senta, Presidente Buia, fuori di ipocrisia, anche nel settore edilizio, come in moltissimi settori in Italia, c'è una quota di lavoratori irregolari, lo sappiamo. Crede che questo sia un buon momento per pensare a una regolarizzazione? È una cosa che va fatta, a suo parere, in questa fase? Ma guardi, il discorso di irregolari nel nostro esistono come esistono in altri settori, chiaramente più in agricoltura e in altre comparti. Però questo non è che dobbiamo prendere questo come esempio, eh? Se esiste questa ancora usanza veramente scarsa, lasciatemi dire, perché noi abbiamo lavorato tanto per fare sull'emersione del lavoro sommerso, ma non dobbiamo prendere quell'esempio. Prendiamo gli esempi di tutte quelle imprese della che lavorano in trasparenza, ma prendiamo l'esempio della nostra bilateralità che c'è nel mondo delle costruzioni, che a fatica le imprese e i lavoratori mantengono per tutelare il lavoro nelle costruzioni. È un patrimonio importantissimo che altri settori industriali non hanno, però ci si dimentica, perché vedete che il mondo... Quindi lei dice non usiamo questa cosa per regolarizzare, invece cerchiamo di avere un mondo del lavoro più in regola, senza fare regolarizzazioni adesso, in questa fase. Assolutamente, poi abbiamo già un mondo del lavoro in regola, non dobbiamo prendere la tipicità di questo settore, è troppo... un luogo comune che non esiste da tempo, mi credo. No, insomma, lavoratori a nero li posso assicurare io che ci sono, perché li ho intervistati personalmente. In tutto il mondo, può esserci tutti i settori questa... No, infatti tutti i settori, non stavo criminalizzando il suo, per carità di Dio, però le dico che ce ne sono e che forse, insomma, prenderne atto e non far finta che non ci siano potrebbe essere una soluzione. No, ma noi guardi, il lavoro sommerso, i primi a essere danneggiati sono le imprese che lavorano in trasparenza e rispetto delle regole. Per cui imprese che utilizzano quella tipologia di lavoro sono imprese che devono essere quanto scoperte e allontanate immediatamente da tutti i luoghi di lavoro. Allora, ma anche per la Presidente, mi scusi un istante, poi torno da lei, perché Milluzzi mi chiede la linea con una signora molto arrabbiata, una parente di un anziano ricoverato al Piombergo Trivulzio, se ho capito bene. Andrea, eccomi qua. Ci tiene a casa sua, ci tiene alla famiglia, eccetera. Sì, c'è la prima crepa questo qui, indipendentemente dalle cure, che di certo le avranno fatte bene, per carità di Dio. Non metto in dubbio la... Spiegami un attimo, che succede? Signora Anna, qui accanto a me, Mirta... Esatto, è la signora che abbiamo visto prima, che era molto arrabbiata per poter avere notizie di suo padre, Giovanni, che ha 95 anni, da 40 giorni è ricoverato qui al più Albergo Trivulzio. No, non è qui da 40 giorni. È arrivato dopo qui al più Albergo Trivulzio per altri problemi, poi per circa un mese, se ben capito, qua al più Albergo Trivulzio hanno cercato... Non ho capito. Un mese fa, signora? Sì. Un mese fa. Un mese fa, Un mese fa è arrivato al più Albergo Trivulzio da un altro ospedale di Sesto San Giovanni, se non sbaglio, okay, quindi da un mese che è qua dentro per altri problemi. La signora, la figlia, ha richiesto notizie per tutto questo mese. Il suo padre probabilmente ha avuto e superato a 95 anni il coronavirus, perché è stata diagnosticata una polmonite interstiziale doppia, che ormai abbiamo capito che è coronavirus, ma non ha mai avuto un tampone, quindi non abbiamo la certezza che sicura al 100%. Certo che era coronavirus, signora, e ma lei è riuscita a parlare con qualcuno? Che risposte ha avuto? Ma sì, ma sono tutti carini, sì, io chiamo tutti i giorni, sia io che mio fratello, però io volevo che già da un mese fa che venisse a casa, e prima no perché c'aveva le bombole, ok, perché non mi sembra giusto che una persona di 95 anni crepi in un ospedale senza vedere i suoi parenti. Però è chiaro che mi crepa casa, alla signora, fine, indipendentemente dalle cure fisiche. La capisco benissimo, però per portarlo a casa lei deve fargli il tampone per forza, perché se lo porta a casa ed è positivo avete il rischio anche voi. Vabbè, facciano quello che facciano, io l'avevo già chiesto prima che avesse la polmonite, già prima, ok? A me non interessa, facciano quello che facciano. Scusi, e cosa le dicono, signora? Non perché sono... non lo... cosa le hanno detto? Che risposta sono le hanno un dato? Medico, non sono un medico. Mio marito era medico, però mi ha messo alcune cose, ma non sono un medico, punto. Cosa le hanno risposto? E la mia preoccupazione era stata fin da un mese fa
quella che rimanesse da solo senza vedere i suoi parenti, certo, a causa appunto, certo, di questa legge che c'è, giusta o sbagliata, non lo so, sarà anche giusta, non lo so, ma è un gatto che si morde la coda, signora, una cosa assurda bene per le persone più deboli. Mi sembra di Auschwitz, mi sembra Auschwitz questa cosa qui. Allora, è si chiaro? Fermi un attimo, signora. Appunto. E io mi faccio tramite di altre persone che come me vivono in questa situazione assurda. Ha ragione, lo capisco per benissimo. Vi faccio parlare, diciamo, un attimo verità, con Andrea. Andrea. Che Andrea, roba, ne abbiamo a miliardi nel nostro sì, corpo. Mirta, sì. Scusami, hai avuto aggiornamenti dalla direzione sanitaria? Perché esatto. Daniela Santanchè ci diceva che ha saputo da Gallera. Io non ce l'ho con, non ce l'ho con l'ospedale. Aspetta, signora, aspetta. Sì, dai, aggiornamenti sulla chiusura del Pringe, il più albergo Trivulzio, dice che al momento non è prevista la chiusura del reparto, ma stanno valutando un efficientamento gestionale, quindi degli spostamenti, e parrebbe che i sette pazienti, gli ultimi sette pazienti purtroppo rimasti nel Pringe, verranno sottoposti a tampone e quindi poi eventualmente spostati. Quindi non si parla di spostare, di chiudere e spostare subito, ma eventualmente di fare un tampone ai sette rimasti e poi spostarli negli altri reparti, okay, chiudendo il focolaio iniziale del reparto Pringe. Si era assicurata la notizia, dopodiché continuo a pensare che se la signora può portarsi via il padre, la cosa migliore è fargli un tampone e farglielo portare via, nel caso sia negativo, come speriamo. Do una pubblicità? Sì, scusate, mi sono un po' in ritardo, poi torno da Santanchè, da Pratoiati e da Buia. Pubblicità. Mambo! Secondo i dati della CGIL, qui in Veneto hanno riaperto 5.000 imprese, solo qui a Padova 1.400. Sembra un giorno di lavoro normale. All'estero lavorano? Hanno sempre lavorato, ormai hanno sempre lavorato. Ditemi voi perché loro lavorano e noi no. Dobbiamo andare avanti, non c'è un'alternativa. Dobbiamo prendere precauzioni e andare avanti, cercare di aprire il più possibile, il prima possibile. Prima viene la salute dei cittadini, non smetteremo mai di dirlo, cioè noi non siamo degli irresponsabili e non facciamo nulla contro legge. Però la fase 2, volenti o nolenti, ci piaccia o non ci piaccia, è iniziata. Allora, questo è il Veneto iperproduttivo che in queste ore, in questi giorni sta lavorando. Le immagini di ieri sera a Piazza Pulita erano molto esplicite sulla cosa. Nel frattempo alla mia email, dillo a Mirta, dove mi arrivano, vi ringrazio sempre per questo, decine di migliaia di lettere, mi arriva una lettera. L'oggetto è aiuto con molte O. E mi scrive un artigiano, un fabbro, che si definisce fabbro, fiero di esserlo. E mi racconta un po' cosa gli sta succedendo e come vede in questa fase la sua vita di sacrifici andare in fumo e come vede che dalla parte del governo arrivino solo promesse e forse garanzie per indebitarsi ancora. E infine, cassa integrazione per i suoi dipendenti, per lui che è un autonomo, cosa? È venuto a trovarci Fabrizio, grazie Fabrizio di avermi scritto, mi hai chiesto di darvi voce e non ho perso questa occasione perché credo sia molto importante che appunto riuscite a dire la vostra in questa fase. Mi senti? Sì. Ecco, perché sei così arrabbiato Fabrizio? Mi hai scritto una mail, insomma, molto tosta. No, io sono così come persona, ma non sono arrabbiato. Cioè, io voglio far capire a tutti che chi ha un'impresa e ha la responsabilità di famiglie, di dipendenti, non vive per lavorare, lavora per vivere. Noi e i nostri ragazzi, tutti lavoriamo per vivere. Quindi sicurezza, chiarezza di idee su quello che dobbiamo fare. Noi la distanza in officina ce l'abbiamo, possiamo rispettarla, tutti i sistemi scusami, di sicurezza. Tu mi hai detto che tu hai chiuso a inizio marzo, Fabrizio, giusto? E adesso hai capito quando puoi ripartire? No, io ho chiuso il 23 di marzo, sono stato obbligato a chiudere perché il codice Ateco diceva che dovevamo chiudere e non so quando riapriremo. Ecco, nessuno ti ha detto niente, non hai capito quando puoi riaprire? No, io ho parlato con la commercialista, il codice Ateco prevede la nostra chiusura. Scusa Fabrizio, ma da lì in poi... nel frattempo cosa hai fatto? Hai messo in cassa integrazione i tuoi dipendenti? Sì, ho richiesto la cassa integrazione per i miei dipendenti, subito, e
adesso sono in attesa loro che gli arrivino i soldi. E la cassa integrazione è arrivata? Sono arrivati i soldi ai tuoi dipendenti? Scusa, non ho capito. No. Sono tante arrivate, tante chiacchiere distintivi, ma soldi non se ne vedono. Scusami, e tu personalmente cosa hai fatto come autonomo? Io ho cercato di mettere l'officina in grado di ospitare i ragazzi alla riapertura a norma. Mi sono preoccupato di prendere tutte le cose che servono per la sicurezza, mascherine, gel disinfettanti. Ho parlato con il mio responsabile della sicurezza per chiarire come potremo riaprire, come potremo lavorare. Insomma, vuoi lavorare, hai fatto tutto il possibile per lavorare. Ma li hai chiesti i 600 euro del governo? Li hai chiesti? Sì, Mirta, li ho chiesti, li ho ricevuti e li ho spesi per prendere la roba che serve per la sicurezza sul lavoro. Ah, vabbè, questo è meraviglioso. I 600 euro gli servono per mettere a posto la sua officina e per far entrare i suoi a lavorare. Pratoianni e Santanchè. Questa è l'Italia. No, Pratoianni non lo sento. Scusi Mirta, sì, questa è l'Italia infatti che vuole lavorare, sono quegli artigiani e quegli imprenditori che stanno organizzando. Mi scusi Santanchè, dobbiamo sistemare l'audio di Pratoianni perché non lo sentivo, nel frattempo mi ha parlato la Santanchè e quando mi sistemate Pratoianni devo anche sentite? Ah, ora sì. Fratoianni, lei non ha parlato subito, la Santanchè è più veloce della luce. È subentrata. Sì, subentrata al suo microfono. Mica, non perdi un colpo, no, la Santanchè. No, perché non si sentiva. Anzi, è televisiva, interviene. Sono intervenuta. Allora, Fratoianni e Santanchè, prego. No, stavo dicendo che questo è un esempio, come ce ne sono moltissimi, naturalmente lo dicevo anche prima quando ponevo il tema della sicurezza sul lavoro, di imprenditori che fanno tutto quello che è possibile fare per mettere in sicurezza i lavoratori, che costruiscono le condizioni e dunque che devono essere il prima possibile messi nella condizione di poter operare, perché ovunque è possibile garantire la sicurezza ai lavoratori e ai lavoratrici. È naturale che sia necessario anche poter riprendere a lavorare. Cioè questo piccolo imprenditore artigiano ci sta dicendo i soldi per me li ho usati per comprare le cose per i miei dipendenti, non ho aspettato niente e nessuno perché ho una gran voglia di riprendere a lavorare e questo è un tema che dobbiamo tener conto, no? Appunto, ma io stavo dicendo esattamente questo, ma vorrei essere molto chiaro, qui non c'è nessuno che non pone o non si pone l'enorme questione economica. Adesso siamo di fronte a una catastrofe sanitaria che naturalmente produce una catastrofe sociale, occupazionale, produttiva, economica. È del tutto evidente che è necessario immaginare di ripartire, che nessuno può pensare di restare all'infinito o nella condizione in cui tutto è fermo. È altrettanto evidente, credo che siamo tutti d'accordo su questo, a cominciare dagli imprenditori, come quello che abbiamo appena ascoltato, che addirittura utilizzano quelle risorse per anticipare il più possibile la messa in sicurezza del proprio luogo di lavoro, che la sicurezza è decisiva, non solo dentro il luogo di lavoro, perché badate, c'è un altro piccolo problema, diciamo, che di cui dovremmo discutere, a lavorare, cioè, che i lavoratori e le lavoratrici per andare al lavoro si muovono, si spostano, le avete viste le scene qualche settimana fa, mese fa, ma purtroppo continuano in parte ad essere così, di alcune grandi aree metropolitane dove le attività sono attive, quando qualcuno si deve spostare, magari deve farlo usando i mezzi pubblici, questo non è un altro dubbio dei problemi di cui si sta discutendo, il rischio si moltiplica, allora io dico faccio semplicemente si trovano tutti gli strumenti per rendere sicura la vita di tutti e tutti, altrimenti il rischio è ripartire e poi rifermarsi, io non credo neanche economicamente che questo aiuti. Santanchè. Nessuno vuole ripartire senza ben mettere in chiaro ed essere organizzati, cosa che onestamente in questo momento il governo non mi sembra pronto per poter dare ciò che serve. Io confido sugli artigiani, i commercianti, gli imprenditori che sono molto più veloci. Non si sente? No, ecco, adesso la sento. Non si sente? Dicevo, io confido molto più in quell'artigiano che abbiamo sentito, negli imprenditori, nei commercianti, in tutti coloro che hanno delle imprese che saranno pronti per lavorare in sicurezza, perché la salute è il bene primario. Però guardate che qua la cura sta diventando peggio della malattia, perché noi ci dimentichiamo poi di quello che può succedere nelle tensioni sociali. Pare che ci siano 3 milioni in più di poveri, pare che ci siano milioni di disoccupati. E poi l'ultimo tema, 4 milioni di italiani senza reddito.
Esatto, senza reddito, molto bene Greco, quindi capisce che la bomba sociale sta enorme, per certo. esplodere. Non sappiamo ancora per quante settimane si potrà riuscire a tenere questo sistema. Ma io dico una cosa in più. Primo, per gli imprenditori, per tutti, che cosa ci chiede il governo? Di indebitarci. La soluzione del governo è: noi abbiamo deciso con un decreto che tutta una serie di attività veniva chiuse, giusto, molto bene, la salute prima di tutto, ma non è che gli imprenditori hanno chiuso le aziende perché non erano capaci a stare sul mercato perché hanno deciso di andare al mare. Allora mi dovete spiegare perché io mi devo indebitare, scusi, senza sapere quali sono gli interessi, senza oltretutto che questo famoso decreto liquidità manca le liquidità perché Conte ha dato la bomba esplosiva dei 400 miliardi, oggi scopriamo che c'è 1 miliardo sull'export e 1 miliardo per le imprese interne, quindi un moltiplicatore di 200. Allora, devo andare in pubblicità, mi scuso con il presidente Buia, tornerà a trovarmi perché è finito il tempo, stiamo cambiando pagina, vi ringrazio molto. Pubblicità, vedo già pronto Henry De Luca, un grande scrittore, e Massimo Giannini da Repubblica. Pubblicità, torniamo subito con voi. Mambo. Allora, eccoci qua, sono rimasta con degli amici, devo dire, con Gerardo Greco, è arrivato a trovarci Massimo Giannini, direttore di Radio Capitale, editorialista della Repubblica, ed è arrivato a trovarci Henry De Luca, un grande scrittore, un grande poeta, un traduttore, insomma un intellettuale, si sarebbe detto una volta, quindi mi interessa molto sapere cosa pensa di questo isolamento forzato che stiamo vivendo, ma prima vado dal nostro Paolo Sottocorona, che ormai viene in studio tutti i giorni perché gli manco. Buongiorno, allora ci sono un po' di nuvole, vedete che sono prevalentemente sul mare, non sono particolarmente intense e sono in gran parte provocate dai venti di scirocco che stanno portando temperature molto elevate soprattutto sulle isole maggiori. Nel pomeriggio cosa succede? Ben poco, qualche nuvola sale verso le regioni centrali, debolissime piogge, ma come insomma possiamo considerare che non ci siano piogge. Vediamo domani. Domani qualcosa comincia a cambiare perché intanto ci sono più nuvole, qualche pioggia in Sardegna, debolissime piogge ma sono un po' un segno sull'Appennino centrale e poi guardate le Alpi occidentali, le Prealpi, con precipitazioni che insomma cominciano a essere di una certa consistenza. Infatti domenica e ancora di più lunedì avremo questa situazione di maltempo al nord, la parte occidentale, la parte centro-orientale, le piogge deboli, ma insomma comunque ci sono sull'Appennino centrale, qualche pioggia sulle isole, insomma un tempo non del tutto perturbato, ma sicuramente molto molto incerto, localmente instabile, e lunedì andrà un po' peggio. Tenete conto che le temperature salgono, ancora oggi, domani, ancora domenica, fino a valori molto elevati, ma poi nel giro di 3 giorni ci rigiochiamo tutto perché torna aria un pochino più fresca. Una tregua, però, e a proposito di questi comportamenti condizionati, come dicevi tu, Mario ci manda questa foto, la maggiore convivenza in casa di bambini e cani, il bambino fa i compiti e il cane si dà un tono così un po' intellettuale. Va bene, grazie Paolo Sottocorona, inizio da Henry. Allora Henry, intanto com'è cambiata la tua vita in questo lungo viaggio che è il nostro isolamento? Non molto, io sono abbastanza abituato a stare in isolamento, abito in una casa di campagna, non c'è nessuno intorno, dunque è una mia condizione abituale. È cambiato il fatto che non sento più rumori, non ci sono più motori, passano, qui giravano aerei, non girano più, e poi è cambiato perché sto condividendo questa astinenza dai movimenti che riguarda tutta la nostra comunità, che ha reagito bene. Che ha reagito bene a queste imposizioni, a queste limitazioni e a queste restrizioni. Ha reagito bene. Senti Henry, questo è un periodo incredibile che leggeremo sui libri di storia. Che cosa ci rimarrà di quello che stiamo vivendo, a tuo parere? Beh, intanto c'è in atto una conversione, che io la intendo proprio con il significato religioso.
Mentre per tutto questo tempo precedente siamo stati abituati a essere governati, dominati, anche sottomessi dall'economia e dalle sue leggi, dove comandavano e la massima autorità era esattamente il PIL e il bilancio e la finanza. E improvvisamente tutta questa precedenza e priorità è stata rovesciata. Adesso la precedenza ce l'ha la vita umana. Improvvisamente questi governi si sono convertiti alla tutela della salute pubblica e alla indifferenza o rimando nei confronti dell'economia e delle attività. Dunque questa è una conversione. Per la prima volta abbiamo la salute pubblica come il faro della vita comune. Questo voglio sentire, e questo anche si Massimo. Fa sentire con effetti benefici. Voglio sentire anche Massimo su questo. È ancora così, sarà ancora così nelle prossime ore, perché la sensazione che l'economia prema enormemente per ripartire è ormai molto forte, no Massimo? Sarebbe bello condividere questa lettura di questa nostra apocalisse contemporanea con Henry De Luca. Io sono un pochino più pessimista da questo punto di vista, ma forse insieme anche ottimista, perché è ovvio che se poniamo l'alternativa, e io l'ho fatto la scorsa settimana sul mio giornale con un commento che era proprio impostato intorno a questa alternativa, o la borsa o la vita, è chiaro che se questa è la domanda non possiamo avere esitazioni, né come singoli né come collettività, né come Stato né come cittadini. Il tema vero è che queste due cose debbono necessariamente convivere in un momento nel quale siamo in una zona grigia, e quindi non possiamo ancora dire abbiamo alle spalle la necessità inderogabile di difendere la vita, perché la vita è tuttora minacciata, ma non siamo ancora dentro uno schema nel quale possiamo dire riaffermiamo il primato dell'economia per la stessa ragione, e al tempo stesso abbiamo però il problema che senza economia il paese si ferma, e non solo il paese, il mondo si ferma, tanto è vero che un bel pezzo di mondo ha già ricominciato a camminare. Noi lo facciamo con qualche difficoltà in più, e questa è la grande responsabilità di chi oggi ci deve governare. Io sotto questo profilo sono un po' più pessimista di Henry, perché credo che anche nel dopo non saremo in grado di fare molto tesoro di quello che è successo. Io vedo in ogni caso il ripetersi di schemi concettuali, politici ed economici che caratterizzavano già il mondo pre-coronavirus. Sul New York Times un editoriale di un paio di settimane fa diceva esattamente questo: da adesso in poi dovremo dividere la storia in un'era pre-coronavirus e post-coronavirus, cioè AD e DC, come si dice dell'era prima e dopo Cristo. Purtroppo credo che il dopo non sarà molto diverso dal prima. L'auspicio è che lo sia, ma io sono piuttosto scettico. Rispondere Henry anche sul tema degli altri paesi. Questo è un vero grande tema, nel senso che gli altri ripartono, quindi noi abbiamo un problema su questo. Non possiamo rimanere immobili in un mondo che riparte. No, ma certo, ripartiremo e cercheremo di recuperare il terreno perduto e riprenderemo tutti i vecchi vizi di prima, insomma, l'economia al potere, tutta l'economia al potere. E la salute è un optional, da Taranto alla Valle di Susa, è un optional, una variabile secondaria. Però oggi credo che anche nella prospettiva prossima nessun governo si potrà permettere di fare tagli alla sanità. E che sarà considerata una bestemmia il taglio alla sanità, sarà necessario invece reinvestire di più nella sanità, e comunque sarà considerato veramente uno spreco l'aumento regolare della spesa per il bilancio militare. Allora, su questo una lezione che stiamo imparando. È chiaro che il mondo si è all'improvviso umanizzato, abbiamo messo al centro la nostra salute, cosa che non facevamo da molto tempo, ci siamo accorti che avevamo tagliato moltissimo sulla salute, ed è chiaro che nel dopo coronavirus, il DC di cui parlava Massimo, le cose saranno molto diverse. La cosa vera che però manca è, e tu lo racconti in questa trasmissione, la razionalità. Cioè noi stiamo passando da questa che è una guerra mondiale, quindi mio figlio che quest'anno non fa l'esame della terza media se la ricorderà questa,
questa primavera e forse quest'estate. Ci stiamo passando in una nuvola di assoluta irrazionalità che va dal Trivulzio fino ai 600 euro che non arrivano, all'INPS che entra in crisi. Ecco, nel momento in cui noi riuscissimo a dare oggi un disegno compiuto, almeno con alcuni, diciamo, accenni a quello che sarà, nel momento in cui noi riusciremo a dare un quadro di che cosa diventeremo, forse potremo aver vinto la partita. Certamente il mondo del dopo sarà diverso, non solo sulla sanità, ma anche, come dicevamo prima, sugli irregolari. Cioè, non potremo più essere tanto irregolari perché dovremo essere più controllati, per tracciabili. Esempio, più tracciabili. Ecco, questo è uno dei dati che accade. Massimo Giannini, il tema della Lombardia volevo affrontare con te. Oggi siamo partiti da lì, siamo partiti dalle parole di Buffan, il modello lombardo è fallito, e siamo tornati invece alla difesa di Gallera, che dice è un orrendo sciacallaggio dai divani. Che idea ti sei fatto di questa vicenda? Perché è ovvio che la Lombardia è stata veramente spazzata da uno tsunami, ma è anche ovvio che qualcosa non ha funzionato. È troppo quello che sta accadendo ancora in queste ore, ancora i morti di queste ore. Il ragionamento sulla Lombardia è molto coerente con questa prima parte di riflessione che abbiamo fatto fino adesso, perché non può essere, non deve essere un caso se l'epidemia, la pandemia ha prodotto i suoi danni più devastanti nella nostra regione più globale, più globalizzata e più industrializzata del paese, no? C'è un motivo per cui questo succede, perché quello è un crocevia di relazioni non soltanto economiche ma anche umane, di scambi non soltanto commerciali ma anche umani. Detto tutto questo, è considerata appunto la complessità di affrontare un'apocalisse, come la chiama Mario Draghi, di questa natura, quindi questa suona in parte come attenuante, non possiamo non vedere che il tanto elogiato, in buona misura ha ragione, modello lombardo di sanità, perché in Lombardia ci sono tante eccellenze e questo non dobbiamo dimenticarlo, tuttavia sottoposto allo stress test tremendo del coronavirus ha mostrato tutti i suoi limiti. I limiti nascono, e anche qui c'è coerenza con quello che dicevamo prima, da un approccio economicistico al tema della salute e della sanità, perché il rapporto tra pubblico e privato in Lombardia, impostato su grandi ospedali e su altrettanto grandi poli sanitari privati, senza più tener conto della necessità di strutturare sul territorio una sanità diffusa, no, gli ambulatori, i medici di base, tutto quello che ha reso eccellente invece un altro modello, quello tedesco, che è riuscito ad arginare il virus molto più e molto meglio di quanto non abbiamo fatto noi. Ecco, tutto questo modello presta il fianco a critiche e oggi dobbiamo purtroppo constatare anche a qualche elemento di riflessione in più che ha anche ricadute giudiziarie, perché non c'è stato soltanto il fallimento di un modello impostato su questo rapporto squilibrato tra pubblico e privato, ma forse c'è stato anche qualche errore e forse c'è stato anche del dolo, se pensiamo a quello che è successo al Pio Albergo Trivulzio e alle relazioni che sono esistite tra il trasferimento dei malati dal polo pubblico alle RSA. Ecco, su questo indagherà la magistratura, ma fin da ora un giudizio politico purtroppo va emesso e purtroppo, a mio parere, restando alla politica, è un giudizio di condanna. Allora, Harry De Luca, tornando all'elemento del dopo coronavirus, del DC, cosa succederà? Perché appunto l'esempio lombardo è molto interessante, c'è il tema della globalizzazione, c'è il tema della produttività molto grande, cioè ci sono, è come se fossero entrati in crisi tutti dei modelli che sembravano invece avere vita lunga. Intanto questa recessione avviene su scala mondiale e quindi questo in qualche modo rende pari, aiuta l'uguaglianza. E poi si tratta, insomma, se è vero che l'aria è responsabile della cattiva qualità dell'aria, è responsabile anche della diffusione di questo virus, e allora certo quella qualità dell'aria spiega perché la Lombardia è stata così duramente penalizzata, così castigata duramente. Riguardo alla faccenda degli anziani, ebbene, li chiamiamo adesso eufemisticamente residenze per anziani, sono degli ospizi,
e sono degli ospizi in cui le famiglie vanno a discaricare, perché è una discarica, vanno a discaricare i propri anziani, i propri membri anziani, i vecchi. Dunque è una questione che riguarda non tanto le istituzioni di questi ospizi, che prosperano benissimo, insomma, grazie al fatto che le persone, che le famiglie hanno smesso di occuparsi dei però loro parenti stretti. Gli anziani, forse i dobbiamo genitori, anche mettere i nonni. In conto che qualcuno non ce la fa, non può, non riesce in situazioni di difficoltà. Non ce la fa, e infatti non ce la fanno, ma è un'attività che prospera dappertutto, insomma, non è semplicemente quella istituzione milanese. Va bene. Dopodiché sì, è chiaro che bisogna premeditare la nostra vecchiaia, va premeditata, non ce la dobbiamo far cadere addosso, perché sennò finiamo dentro una discarica. Allora, effettivamente questo tema della morte dei vecchi in questo momento è molto forte, questa sensazione di una generazione che ci abbandona, spesso nel silenzio, spesso senza avere vicino le persone che ama, e a me è una sensazione che per me è stata molto forte, personalmente lo dico, perché io ho amato molto i miei nonni, mia madre che è andata via, mio padre che ancora per grazia di Dio c'è, quindi per me il rapporto con le mie radici è fortissimo. Sentire questa sensazione anche un po' di, all'inizio, di sottovalutazione, no? Tanto muoiono i vecchi, è stata una sensazione molto particolare. Ma veniamo a una persona che è andata via, Harry, poi sento anche su questo sia Massimo che Jerry, però tu hai scritto una cosa molto bella su Luis Sepúlveda, grande autore che in molti hanno letto, perché era un grande autore popolare, letto e amato anche dalle persone che forse hanno letto pochi libri, non era appunto propriamente lo scrittore complicato. La Gabbianella e il Gatto, insomma, è un libro che veramente è stato sui comodini di ognuno di noi, dei nostri figli. E tu hai scritto, hai chiuso questo tuo ricordo dicendo: ancora sento tra le mie braccia il suo lungo abbraccio. Che è esattamente quello che non sentiamo in questa fase della nostra vita. Chi era per te Luis Sepúlveda? È stato intanto un coetaneo perfetto, insomma, abbiamo la stessa età. E dunque abbiamo attraversato le stesse tempeste politiche del 1900. Il Cile è stato una nostra nazione sorella dal punto di vista politico. La sua umiliazione, il golpe che ha decapitato quella democrazia, è stata una ferita alla quale abbiamo reagito collettivamente come gioventù politica italiana e gioventù politica del mondo. Dunque, poi è stato un uomo che si è portato questa ferita dentro per tutta la durata della sua lunga peregrinazione in giro per il mondo. E quella ferita, come scrivo da qualche parte, insomma, non si è mai rimarginata, non è mai diventata cicatrice. E ho avuto con lui, oltre a questa coincidenza, insomma, queste coincidenze, anche una fraternità umana. Lui mi ha sostenuto quando io sono stato incriminato e processato a Torino, e tutte le volte che ci siamo incontrati ci buttavamo nelle braccia l'uno dell'altro. L'ultima volta è stato a Torino, al Salone del Libro, l'anno scorso. Ed era un abbraccio così forte che sembrava come se non ci potessimo staccare. Senti, così è rimasto così, non si è staccato quell'abbraccio. Senti Harry, mi hai detto nella pubblicità che quelle meravigliose etichette sono etichette di vini. C'è un vino che hai bevuto con Sepúlveda? Sì. Non a casa, no, non è venuto a casa. Questi sono vini che ho bevuto qui a questa tavola. Ti tratti bene, abbiamo Harry, bevuto vino bene. Ovunque ci siamo trovati. Pubblicità, poi voglio sentire su Sepúlveda, però anche un attimo Massimo Giannini e Gerardo Greco, perché è anche un po' simbolico quello che è accaduto. Un grande della letteratura che se ne va via con questo virus. Stamattina Concita De Gregorio diceva: sarà il Rock Hudson del coronavirus. Vabbè. Pubblicità, torniamo subito con voi. Mambo Italiano. Mambo Italiano. Allora, parlavamo di Luis Sepúlveda, un uomo che ha vissuto pienamente il suo tempo, che era in qualche modo identico a quello che scriveva. Questo secondo me lo rendeva molto amato in tutto il mondo. E però la sua morte, Massimo, è stata un'altra presa di coscienza, un altro passo nel buio, mi è sembrato.
Sì, non c'è dubbio, anche qua possiamo trovare una coerenza con quello che abbiamo detto all'inizio di questa nostra conversazione, perché Luis Sepúlveda, oltre alla forte impronta politica del suo vissuto, come ci ha raccontato prima Henry De Luca, il suo Cile, il sangue mapuche, come diceva lui stesso nel racconto che oggi fa sul nostro giornale Stefania Parmegiani, quando ce l'hai nel sangue sei mapuche per sempre, però aveva anche questa capacità di essere molto popolare, pur avendo un radicamento straordinario con le sue radici, un autore conosciuto in tutto il mondo. Quindi era davvero uno scrittore globale, semplice ma di un'immediatezza assoluta. Io personalmente, e qui c'è coerenza con quello che dicevamo prima, quando parlavamo oltre che di globalizzazione anche di un rapporto diverso tra uomo e natura, di Sepúlveda, oltre ai suoi classici, ho amato tantissimo un libretto che si intitolava Patagonia Express, certo, e un altro che si intitolava Il mondo alla fine del mondo, in cui narrava appunto della Patagonia, dove poi, come dice sua moglie adesso, Carmen Yanez, sarà sepolto, perché era proprio la natura primigenia alla quale in qualche modo dovremmo tornare. Io spero con Henry De Luca che questo succeda, anche se sono perplesso, ma Jerry, impariamo dalla lezione di Sepúlveda da questo punto di vista. L'hai conosciuto Sepúlveda? Dimmi una cosa, un tweet, una cosa che ti è rimasta. Siamo stati insieme l'altro anno per un fine settimana ad Assisi e lui mi ha detto: guarda, io ad Assisi ci vengo sempre volentieri perché Francesco è il mio santo preferito, perché come cerco di fare io, lui faceva parlare gli animali. Anch'io cerco di far parlare gli animali, dalla gabbianella alle balene, eccetera, ma per dire cosa, senso profondo di questa trasmissione, che poi alla fine la razionalità è molto banale, è una razionalità quasi istintiva, al di là di tutte le parole che possiamo fare in un talk show, cioè è tutto molto semplice, diceva Sepúlveda, molto chiaro. Pubblicità, grazie a tutti, Henry, verrò a bere un bicchiere di vino da te quando finisce questo disastro. Grazie a tutti voi. Noi ci vediamo lunedì mattina. Nel weekend abbiamo i diari come sempre. Linea al TG. Mambo.